Buongiorno. Buonanotte. A chissà se senti l'audio, sinceramente non ho fatto neanche una prova audio. Comunque audio, nel caso in cui si senta, fatecelo sapere. Buonasera e bentornati su Percorsi Creativi da me e Massimo. Ciao, è caduto il cameraman un secondo prima della diretta. Allora, per cortesia, dateci un feedback se si sente l'audio. Tanto saluto, guarda quanta bella gente che c'è. Io faccio un giro di cose. Tu, Massimo, guarda se sentono l'audio. Dovrebbero sentite dire qualcosa. L'audio? Si sente tutto. Si sente tutto perfetto. Quindi si sente anche tutto quello che abbiamo detto prima? No, quello no, attenzione. E saluto Janux. Ciao Janux, ciao Giorgia, guarda qua quanta bella gente che c'è, quanto qui si salutano, ciao Lean House, ringraziamo Cristina per aver rinnovato l'abbonamento, e il nostro Luca Lavezzi, il nostro grande uomo del minimal che si palesa all'interno di Percorsi Creativi, ben arrivato, e salutiamo però anche Ema, tu non conosci, ma Ema è un grande appassionato di autovetture e di horror assolutamente, e anche Robertina Ina che ci segue, ciao Roby. Segue dall'Inghilterra, ciao Roberta, come stai? Quanto tempo? Il grande RetroPie da Dubai, dovresti sapere che RetroPie ci segue esclusivamente da Dubai. Fantastico. E dopo c'è Mastabe e anche Valentina, ciao Davis, ciao Massimo, ciao ragazzi. soprattutto ragazze. Va bene, ragazzi, meglio. Guarda, se faccio così ti faccio ombra, guarda. E se io mi sposto con te, resto nell'ombra. Sempre nell'ombra. Sì. Allora, ben arrivati qui su Percorsi Creativi. Era da un po' che non facevamo qualche live qua. Scusate, volevo mettere più luce, ma è morto il tecnico delle luci, l'elettricista si è suicidato. Ma eccoci qua, insomma. Massimo, sei felice di essere qui con noi? No, per niente. Cioè, veramente mi sono stato obbligato dal medico. No, non è vero, ti ho obbligato io. Tu devi andare dal dentista. Fa bene, la saluto, Percorsi Creativi, fa bene la salute. Mancavamo da un po', esatto. Cioè, non solo io e Massimo, proprio anche io in generale. Infatti ne parlavo con il mio psichiatra. Dicevo, esatto. Ormai esatto. Non vado più là. Esatto, ma ti abbiamo aperto la porta. Hai visto che tu... È aperta. Prima cercavi di sfondare la porta d'ingresso. Ho visto che cercavi di sfondare. Tu intanto ti sei chiuso dentro. Guarda qua. Guarda. Non so cosa sta succedendo, no? Non so. Intanto anche Mars. Allora, guarda, Mars, come si chiama? Mars Rules. Devi salutarlo. Bentornati, ciao Mars. E tra l'altro c'è anche Lorenzo Parenza, anche salutiamo Lorenzo Parenza, tra l'altro è uno dei, ciao Lorenzo, è uno dei partecipanti, diciamo, esatto, a questo contest. Anche Giorgia ha rinnovato, vedi, devi dirmi queste cose qui. E c'è anche un pericoloso hype train, attenzione, siamo 2 minuti e 35 per completare l'hype train, quindi se avete piacere di supportarci e lasciare un piccolo abbonamento, che questo vi permetterà di supportare la nostra follia, noi siamo qui, saremo veramente molto felici. C'è anche Zoro, pensa, c'è Zoro 58 che ci saluta e ci dice buonasera, suo primo messaggio in chat, quindi ben arrivato Zoro, sappiamo chi tu sia, ma a noi piace anche così non sapere esattamente. Zoro, raccontati. Ecco, bentornati, dice Mars, grazie ragazzi. Allora, intanto, non so se notate, avete visto questa grafica, in realtà, che avevamo utilizzato per il salutino creativo con Giorgia, ma mi sapeva molto di Sanremo. E che noi adoriamo tantissimo, esatto, bro. E sento che noi odiamo le repliche. Odiamo Sanremo, abbiamo pensato di mettere questa grafichina così per dare la possibilità a chi lo ama. RetroPie si è abbonato alla creatività. Grazie, un applauso a RetroPie. Applausi a RetroPie. Allora, non abbiamo gli alert attivi perché siamo su questa piattaforma che è Restream, che è una piattaforma un po' particolare per andare online, però è molto semplice utilizzare, funziona per lo scopo che ci siamo prefissi, insomma, sta roba qua. Adesso, cose da dire, intanto volevo ringraziare tutta la community di Percorsi Creativi, anche nella pagina Telegram, e grazie per l'affetto che ci state dimostrando anche quest'oggi. Appunto, mancavamo da un po', però voi siete meravigliosi. Mi mancava questo appuntamento. Ti piace, vero? Mi piace molto, sì.
E quindi insomma grazie di cuore per supportarci anche a distanza di tempo, e oggi siamo qui tornati per parlare di fotografia. E la fotografia è uno dei motivi per il quale insomma io sono rimasto un po' assente da Twitch in generale, perché avevo bisogno di riprogrammare un po' tutto quello che riguardava i miei corsi di fotografia, ma anche il lavoro del fotografo, perché che se ne dica il lavoro del fotografo è un lavoro da fotografo, è un lavoro da un lavoro complesso, insomma, che nel click basa una piccola percentuale del suo tempo, ma è invece molto importante a livello organizzativo, conoscitivo, culturale. Insomma, ci sono tante cose su cui bisogna formarsi e aggiornarsi costantemente. Che è quello che tanti non vedono, cioè tanti vedono solo la facciata, no? Un po' questo mito del fotografo. Poi invece in realtà dietro c'è anche tanto da fare, tanto da studiare, tanto da vedere, devi crearti la tua personalità e accettare chi sei per fare un certo tipo di fotografia, tra l'altro, no? Quindi è vero, assolutamente sia vero. Lavoro che anche artistica. Ma guardate, io poi tra l'altro ho iniziato questo 2024, vi posso dire proprio una specie di, questo anche perché ho dato il titolo Reset, no? Mm-hmm. Perché in una qualche maniera ho deciso di anche resettare un po' il Demis del 2023, 2022, 2021, perché si cerca sempre, no, di fare uno step in più, migliorarsi, certo, no, portare anche un pensiero diverso di cose. E quello di cui sicuramente sono certo che noi fotografi, Massimo, no, noi cazzeggiamo sempre, scherziamo, oggi scherzeremo, mangeremo, berremo, eccetera. Ma eccetera, c'è tanta serietà sotto comunque. Ma bisogna, noi dobbiamo un attimo ripartire dall'impegno e dall'amore che noi abbiamo per la fotografia, esatto, perché attualmente lo stato fotografico, secondo me, sta diminuendo, scendendo. Sì, si sta sfasciando, secondo me, no? Sì. C'è un'opinione comune per cui tutti possono parlare di fotografia, tutti possono diventare fotografi, tutti possono tenere corsi di fotografia, ma innanzitutto mi chiedo il perché uno debba necessariamente diventare un fotografo. Io questa cosa non l'ho capita, magari me la spieghi tu. Ma soprattutto persone che non hanno né arte né parte, non capiscono assolutamente niente di fotografia, non si so mettono perché, lì a si mettono lì. Parlare. Ma io voglio capire, ma io vorrei chiederti, ma perché accade questa cosa qua? Eppure le persone che a me mi conoscono non mi vedono arrivare al lavoro in Ferrari o giro con l'elicottero con Giorgia, no? C'è una specie di idea per cui ci sia un grande tappeto rosso e le persone lancino banconote da 500 euro al fotografo, oppure si pensa che il fotografo, non so, trombi dalla mattina alla sera e devi bloccare le persone, esatto, ti prego. Esatto. Allora, è sicuramente un qualcosa che ha a che fare con l'ego. Ma magari, dice Giorgia, magari, trombare o la Ferrari? Esatto, comunque. Esatto, Giorgia, dimmi cosa... No, ma è sicuramente qualcosa a che fare con l'ego. Assolutamente a che fare con l'ego, assolutamente. E tra l'altro è un mezzo comodo, cioè non è che devi metterti lì a dipingere o devi disegnare, non devi avere quella struttura che ti mette lì e devi imparare a fare certe cose, no? Paradossalmente sembra semplice, poi in realtà la fotografia, se la affronti dal punto di vista effettivo del lavoro, non è semplice, cioè l'utilizzo della macchina fotografica te la puoi imparare anche in un'ora, mm-hmm, ma poi ti servono 20 anni per imparare effettivamente il tuo mestiere. Allora guarda, io ti devo dire sta roba qua, prima ti ho mostrato un video, chiaramente non facciamo nomi, mm-hmm, ma vi posso garantire, io ho trovato il mio nuovo mito. Pazzesco. Il mio nuovo mito del 2024. Io mi iscrivo. In una qualche maniera già del 2023, perché ne avevamo già parlato. Ne avevamo già parlato. Esatto. C'è un personaggio, secondo me, perché insomma persona è riduttivo, è un personaggio, secondo me, che già, che abbiamo scoperto essere un critico musicale, un critico musicale, in base a questa sua esperienza da critico musicale, ha deciso autonomamente che comunque può essere una persona, esatto, può essere una persona autorevole in ambito fotografico. Sì. Adesso sì, è come se io, non so, decidessi appunto da esperienza da fotografo, esatto, diventassi un maestro di musica, sì, perché ho fotografato dei concerti, quindi automaticamente posso tranquillamente insegnare la musica, l'oboe. Io ho messo appena altre cose. Oggi ho messo un annuncio dove do lezioni di chitarra, batteria, violino, viola, violoncello, flauto.
Ma per la tua esperienza da... Perché volevo restare umile. Ma scusa, ma la tua esperienza da fotografo dei concerti. Esattamente. Cioè, il mio trascorso di fotografo da concerti mi ha permesso di fare questa cosa. Anzi, tra l'altro, no, te l'avevo raccontato, no? Ma non lo sapevano loro, sì, che ci seguono, perché non ci vedevamo nelle trasmissioni. Ho avuto un lavoro in questa primavera passata che è fantastico per me, proprio nell'ambito della fotografia musicale. Ho lavorato per una grossa band inglese e il loro disco uscirà questa primavera, no? Nel 2024, ed è stato pazzesco perché il mio trascorso da musicista, perché ho suonato comunque come semiprofessionista per 10 anni, come batterista, e avevo tra uno dei batteristi, insomma, che mi piacevano tantissimo quando ero più giovane, era un certo Nick Di Virgilio. Mm-hmm. Che è il batterista di questa band. Di questa band qua. Lui è... Ma io ho visto le fotografie, le possono trovare sul tuo profilo Facebook, non so se sono allora, sul sito. Sì, io ho messo... No, sul sito non l'ho ancora aggiornato, ancora, okay. Però se vanno sul mio Facebook ho qualche foto, in realtà non sono le foto del disco perché se le stanno tenendo nascoste, diciamo, ma online ne hanno già messe loro. Il gruppo si chiama Big Big Train, sì. È un gruppo di rock progressive molto famoso all'estero, non tanto in Italia, cioè meno in Italia, ecco, non è che non tanto, anche perché sono dei musicisti strepitosi. Io ho passato con loro una settimana in studio di registrazione quando registravano proprio il disco, sì. Ed è stato spettacolare vedere uno dei miei miti e vederlo da fotografo, certo, no? Chiaro, a questo chiaro, punto, chiaro, quindi chiaro. Bellissimo. Ma comunque, intanto vorrei salutare Julius, reciproco, che ama, ovviamente, sono il suo pelatone preferito, ma guarda che, insomma, guarda che lui è un bel pelatone, niente male. Ma insomma, comunque, è certo che da marzo, ve lo anticipiamo, partirà una nuova rubrica che si chiamerà Attenti a quei due, e di cui andremo a polemizzare, ma anche in maniera costruttiva, cercando, sì, di nobilitare nuovamente la fotografia, perché ormai è banalizzata. Mm-hmm. Ci sono persone che secondo me sono ormai smarrite e confuse in ambito fotografico. Sì, non se ne rendono nemmeno conto, cioè è una sorta di mangio costantemente McDonald's perché mi propongono sempre McDonald's, quindi io continuo a mangiare McDonald's. Mentre esiste anche altro, no? Esatto. Quindi bisogna guardare quello un attimo. Esatto, insomma, e credo che sia anche l'ora di mettere un paletto a tutti questi pseudo insegnanti, pseudo... Perché è partito un like? Guarda, non lo so, cos'è sta roba? Non lo so, comunque, la telecamera secondo me si sta muovendo? Sì, secondo me sì. Camera, è ora un attimo di mettere un paletto a queste persone qua. Dobbiamo ridimensionarle, fargli capire che non capiscono assolutamente nulla di fotografia. Ma attenzione! La fotografia è un bellissimo hobby, cioè il problema non sono i fotoamatori che amano la fotografia, che amano farla, amano trovarsi in gruppo, andare a fare, girare, viaggiare, parlare di fotografia. Sì. Il problema è chi invece ha quella presunzione di banalizzare la fotografia. So tre nozioni, allora basta. Sono automaticamente fotografo, allora posso fare i servizi, allora posso... E insegnare la fotografia. Ragazzi, non è così, fate delle figure meschine, io ve lo posso dire, farete sicuramente breccia nei confronti di chi non sa nulla. È troppo facile. Esatto, ma se io o Massimo ci iscrivessimo a un qualsiasi vostro corso di fotografia, ragazzi miei, e non è detto che non lo faremo un giorno, facciamo incognito, cioè, viviamo con la parrucca. Secondo me la figura di merda sarebbe veramente dietro l'angolo, ma insomma, ma aspetta, è l'ultima cosa che dico, che sarà un altro tema, insomma, del Attenti quei due. Poi non dimentichiamoci che ci sono persone che fanno tutt'altri lavori, ora vado a leggere. Elvio, e chi è ossessionato della fotografia? Dopo ne parliamo, esatto, che è importante. Esatto. È importante l'ossessione. Valentina lo sa. Ah sì, Valentina. Valentina, sì. Mi sbaglio sempre. E dopo ci sono quelli che lavorano in posta, in comune, no? Eccetera, che però sono fotografi. Sì, se tu guardi, esattamente. Fa il postino, ma è fotografo. Fotografo. No? È sì, fotografo. Firmato i soldi, è firmato tutto un po'. Tu mi hai detto l'altro giorno che siamo andati fuori a pranzo, no? Tu mi hai detto una cosa abbastanza così. Guarda, io volevo licenziarmi. Cos'è così? Dice, volevo licenziarmi dal comune, no? Ma quello che mi hai detto gli faceva troppo ridere. Sì, no, è che uno dice, no, guarda, io sì, faccio il fotografo, ma lavoro in comune.
Sì, però, cioè, se devi fare il fotografo, fai il fotografo, cioè ti licenzi, perché ti dice anche, eh sì, beato te che sei lì che fai il fotografo, no? Perché io lavoro in comune. Sì, ok, allora licenziati dal comune, esci e fai il fotografo. Eh no, ma tu non capisci perché io ho dei figli e ho dei conti da pagare. Ah, quindi è interessante questa cosa, no? Certo. Perché no, non metti il culetto all'aria fresca. Esatto, perché non ti metti in gioco semplicemente. Allora, qual è il punto, no? Ami la fotografia, ti piace fare fotografia. Falla, va benissimo, falla. Ma non metterti a fare i servizi. Non fare finta di essere fotografo. Esatto, non andare a rovinare un mercato, esatto, per il tuo, esatto, ego. Hai capito? Esatto. Perché poi rovini il mercato per tutti, non, infatti, solo per te. Perché fin quando tu farai il servizio gratis, avrai, sì, l'amichetto che ti chiamerà perché sei gratuito, esatto, e quindi non vali nulla, che sia chiaro, se fai gratis non vuol dire che non vali nulla, ma nel momento in cui magari domani incominci a far pagare, quel cliente non verrà più, ma nel frattempo hai sputtanato tutto il mercato, insomma, esatto. E io reputo che sia il momento di mettere un punto, sì, a sta roba qua, e secondo me è giusto che incominci a esserci questa cosa da i professionisti stessi, insomma, no? Certo, basta, certo. Come dice Toscani, il fotografo è una persona democratica, fa fare a tutti il fotografo, ma fino a un certo punto. Ma fino a un certo punto, sì, anche perché io spesso sono andato a vendere le paste creme davanti alle pasticcerie dei pasticceri che volevano fare i fotografi. Ma perché questo punto non avevo scritto pasticceri, idraulico? Esatto, esatto. Abbiamo detto, io ho lobby, cosa ho detto prima, della cardiologia. Della se cardiologia, qualcuno, sì, sì, volesse io qualche domenica subire qualche operazione da me, tu potresti fare. Io invece sono specialista in pancreas, perché suonavo punk e quindi... A un Senti, certo punto. Leggiamo un po' di messaggi. Sì, allora, ti va? Aspetta un attimo, Valentino, ti torno un po' indietro. Aveva... Ah, sono corsi, eh? Guarda, posso andare un po' indietro, vediamo. Ok, va un po' più indietro. Sì, guarda, forse qui c'era qua. Valentina. No? Allora, guarda qua. Io per trovare Zoro. Qualcosa sono andato su siti blog internazionali che mi sono sembrati seri sulla fotografia. In effetti ci sono dei siti internazionali che sono seri dal punto di vista fotografico, anche se in Italia sta crescendo un po' questa cosa, certo. Una volta era molto meno. Ricordiamo, c'è il canale YouTube di Percorsi Creativi, dove troverete poi la registrazione di questa nostra live, ma anche delle piccole pillole fotografiche, quindi chiedo magari a Giorgia o RetroPie, insomma, chi ha piacere, di linkare il nostro canale YouTube. Grazie. Assolutamente. Julius dice: gli strumenti da fotografia costano 2 reni, ma concordo. Guarda, esatto, qua, Salotto MGN. Salotto, ciao Salotto. Paletto, perché palettarci? Ci piace fare le fotografie, ma nessuno deve insegnare nulla, perché ogni fotografo c'ha il suo metodo e il suo marchio di fabbrica, con ciascuno il suo punto di vista, il suo fuoco. Da quanto capisco, allora, ci può stare quello che dici tranquillamente. Però il tuo marchio di fabbrica te lo crei negli anni con tutta la tua esperienza di lavoro e con tutto quello che tu hai visto e fatto nella tua vita. E più ti sporchi, tra l'altro, meglio è, perché crei un tuo carattere, quindi crei un tuo punto di vista, altrimenti il rischio è il solito tramonto sviluppato in 1000 modi diversi, ma sono 1000 fotografie identiche, no? Ma guarda, poi aggiungo, il discorso del paletto non è per chi fa fotografie. Ma assolutamente. È per chi si mette in un mercato che non è il suo, palesandosi finta per, di essere quello, per quello che non è. Esatto. Per quello che, esatto, non è. Questo è. Cioè, il problema è che ormai le persone credono che la fotografia risieda in un click perfetto, no? Che basta uno smartphone, esatto, per farlo, ci capiamo su questa cosa qua. Sì. Il problema è l'autore che c'è dietro, no? Sì. O fin quando tutto va bene è facile fare fotografie, se poi la macchina non ti funziona, la persona non è carina come tu te l'immaginavi, il luogo fa cagare, piove, eccetera, ti voglio vedere a risolvere le cose. Esatto. No? Ecco. Allora bisogna avere rispetto per la fotografia, e i fotografi, sì, quelli veri, altrimenti, sì, non si va da nessuna, sì, parte. Ma tra l'altro bisogna anche vedere, io questo l'ho imparato negli anni, perché non pensate che sono nato così come sono, cioè la mia filosofia sulla fotografia me la sono fatta in 25 anni di lavoro, no? Ma seguendo anche determinati fotografi e beccandomi dei calci nel culo strepitosi, che, sì, veramente, cioè, certe volte uscivo malamente dai corsi in cui lavoravo con loro, insomma, facevo le cose
perché non, i corsi premianti, cioè i corsi dove ti dicono sempre che bravo che sei, mm-hmm. potresti curare un po' di più le regole del terzo. Beh, intanto dico che la regola del terzo buttina via, perché cioè, ha rotto un po' le balle, perché non è tanto la regola del terzo, no? Perché se la sai, la fai senza farla vedere, certo. quasi. Ma è il arrivare lì da un fotografo reale che ti fa vedere la parte più oscura della fotografia, dove ti fa vedere i tuoi punti bui, i tuoi punti di debolezza, i punti in cui ti senti una schifezza. Esatto. E la gente non vuole fare quello perché è legata sempre all'ego. Bravissimo, no, bravissimo. Il punto è che le persone vogliono fare i fotografi, non sono interessati nemmeno a fare l'assistente di un fotografo. Io sono cresciuto come assistente di due apprezzati fotografi, insomma, della mia città, che mi dicevano: Demis, ma che cazzo mi hai portato? Che cazzo serve sì, questa foto? Io gli portavo un'idea e lui prendeva, Massimo prendeva il libro di Man Ray, guarda, già fatta, guarda molto meglio, molti anni fa. Molto meglio e con una macchina di merda rispetto alla tua. Esatto, ci vuole qualcuno che ti tagli le gambe e tu devi comprendere che quel tagliare le gambe è un atto di crescita per te. Invece, queste persone qui sono subito, non sono fotografi, sono fotografer. Fotografer. Sono fotografer. E sanno già tutto, quindi non possono nemmeno fare gli assistenti perché le loro capacità sono non al sono di già... sopra, sono al di sopra di questa roba qua. No? No, ma a me non mi capiscono. Allora, senti, boh, insomma, comunque queste saranno argomentazioni di cui parleremo. Dei... attenti a quei due. Attenti a quei due, ragazzi. Quindi così, quindi Contest Reset, anno nuovo, appunto, pensato a questo titolo, e devo dire che le foto che sono giunte, secondo me... pochi hanno centrato esattamente il titolo Reset, ma per noi era importante comunque fare questa serata perché è troppo facile non parlare di fotografie, cioè fare un contest e poi dire: ah, ha vinto questa, perché non si sa. Sì. Hai capito? Sì. Ma posso pausare la chat? No, no, non è in pausa, non è in pausa. Ah, okay, la chat. Scusa. Te la scorri in basso, aspetta, scusami. Perché volevo appunto vedere se c'erano altre. Ecco qua. È troppo facile fare dei contest in cui non si parla di fotografia o tenere dei corsi in cui non si parla della fotografia che fanno le persone comuni, le persone che si iscrivono a queste cose qua. Invece... Giorgia ci dice: non leggete neanche i messaggi. Giorgia, siamo pieni di messaggi. Siamo pieni di messaggi. Però potremmo fare un qualcosa più in là quando facciamo attenti a quei due. Ci danno dei messaggi e parliamo anche. Ah, certo, no? Come no? Ne come selezioniamo no? Un paio, ce li danno prima. Certo, assolutamente, ci organizziamo perché il tutto arrivi un po' prima. Se li leggete, non sarete pieni di messaggi, dice Julius. Hai ragione Julius, ma stavamo tenendo un discorso per noi importante, quindi ci siamo persi un po' di cose. Comunque qui si vedo, parlavano e giocavano sul fatto che solo... chi lavora in comune al posto fisso ha un mutuo da pagare, certo, quindi non no, si mette in gioco. No. Il fotografo no, i fotografi no, perché vivono nel lusso più sfrenato con persone che regalano danaro da tutte le parti. Io vorrei chiedere... Io apro l'armadio cadono banconote. Ecco, però io vorrei chiedere, magari c'è qualcuno, magari collegato, che magari ci dice: no, ma guarda, non mi rompete il cazzo. Perché io faccio quello che voglio. Io faccio quello che voglio e amo, e a me piace la fotografia, e quindi posso fare il fotografo professionista, posso insegnare fotografia, anche se non ho nessun tipo di competenza, non l'ho mai avuta e ho imparato ieri a tenere in mano. Ma io spero che ci sia qualcuno che me lo dica, perché ci sono tante persone che lo fanno, quindi mi piacerebbe avere un confronto a riguardo. No, che poi tutto è lecito, ma per esempio io adoro cucinare, no? Se lo sai, hai visto, un giorno ti devo chiamare da me a mangiare, ma... non vado a scrivermi chef, no? Esatto. E quando dei miei amici mi dicono: Max, ma cavoli, ma con quelle robe che fai potresti mettere su un ristorante. Tanto un ristorante è già troppo, anche, ma se mi dicessi anche un'osteria da che ne so, infima, ti direi di no. Cioè, io non vado a fare l'oste o il ristoratore o lo chef, non metto il piatto con scritto chef. Perché? Perché ho rispetto di quel tipo di lavoro, no? Chiaro. Amo quello che faccio, lo faccio bene in un certo modo, ho insegnato anche, per dire, a fare la pasta fatta in casa delle persone, no? Ma da lì non divento un insegnante, perché non mi metto a fare i corsi dove io insegno a fare la pasta.
lo insegno a te se me lo chiedi, per dire, no? Certo, quindi, guarda, sto nei limiti. Io ti dico che Salotto MGN appunto ci dice, guarda, da streamer fa di vecchia data della piattaforma, per la vostra idea, per svilupparla vi serve una terza persona fuori campo che vi aiuti a leggere e selezionare i migliori messaggi della chat, sì, che vi può... Ma in questo caso, come ha già anticipato Giorgia, ci sarà Giorgia in live con noi, anche perché non saremo qui, sarà tutta una situazione... Facciamo un set un po' ora, più grande. Esatto, facciamo un set un po' più fotografico. Anche perché con tutti i soldi che prendiamo ci possiamo permettere uno esatto, studio... Lo studio di Sanremo lo prendiamo noi. Sì, sì, esatto. Avremo Amadeus che ci fa da valletta su questa cosa qua. E quindi no, beh, ci sarà Giorgia, quindi abbiamo già, diciamo, già organizzato un po' su queste cose qui. Allora, senti, io direi che possiamo passare al contest. Vuoi dire qualcosa? Facciamo prima vedere le foto e poi parliamo. Li facciamo vedere a tutti. Allora, se ci fosse qualcuno di chi ha fatto il contest, che mi ricordo che c'era un paio, ce ne sono qua nella lista. Tanto io non ricordo i nomi. Io devo anche, aspetta, scusami, non qui, ma qui devo mandare un link a una persona che so che ha bisogno di si aggiungerà a noi. Ok. E comunque dico, se qualcuno di quelli che ha partecipato al contest che è scelto per la serata sta qui, magari scrive due righe di accompagnamento alla foto che ha fatto, perché anche questo ha un'utilità. Certo. Altrimenti il rischio di fare i contest è quello di dire, il contest diventa criptico, perché Demis anche ha questa capacità, no, di trovare dei titoli che sono criptici perché ti mettono in una difficoltà, no? Certo. Però se io a un certo punto prendo una foto la metto lì per il contest, devo anche argomentarla. Certo, certo. Quindi anche discuterla. Guarda, io vorrei ringraziarci Giuliana, c'è la nostra Giuliana Milos. Tu conosci Giuliana Milos? Assolutamente. No? Ciao, un grande abbraccio a Giuliana, che ci dice, anzi devo andare a evidenziare il suo messaggio, che ci dice: la prima volta che vi guardo, bravi. Ti abbraccio. Un bacio da Giuliana Milo, insomma, ce la possiamo tirare. Assolutamente. Oh, Giuliana. Giulia, madonna. Ragazza, perché è nostra ragazza, ragazza bellissima, che tra l'altro ho visto proprio l'altro giorno, e quindi è caduta la... No, poi il cameraman stringi, ha sto problema. Sviene, abbiamo il cameraman che sviene. Io provo a stringere, stringi un po', e poi, ecco, perfetto, e quindi gli vogliamo un mondo di bene. Allora, foto più presentazione PowerPoint, dice Julius. No, beh, ma sarebbe bello avere la voce, no? Anzi, quindi, cosa facciamo? Facciamo questa cosa qua. Allora, chi ha partecipato al contest, intanto ce lo faccia sapere qui nei messaggi, prima cosa. Secondo, se ha voglia di dire due robe sul suo... facciamo il collegamento. Se ha voglia di dire due robe sulla sua fotografia, ce lo scriva, ce lo scrivi in privato sul canale Telegram, che gli diamo il link per collegarsi direttamente con noi, oppure ci lasci un vocale proprio sul canale Telegram. Invito Giorgia, insomma, o chi di voi, insomma, a linkare il nostro Telegram, dove può lasciarci un vocale, magari ci spiega e noi facciamo sentire. Ecco, Lorenzo è presente. Presente, perfetto. Quindi Lorenzo. Bene, così possiamo farvi ascoltare la voce dei partecipanti. Allora, sì, ecco, bravo Lorenzo, quindi... facciamo una cosa, se hai piacere lasciaci un vocale su Telegram, che ho visto che ti sei iscritto l'altro giorno, dove ci spieghi la tua immagine, perché reset, eccetera. Io direi che a sto punto andiamo a sfogliare un attimo le immagini che ci sono, non le commentiamo, sfogliamo solo così. Un attimo, li facciamo vedere a tutti, così vi fate un'idea. Allora, tac. Allora, partiamo da questa immagine qui, non diciamo non ovviamente di chi è. Ok, dopo. Dopo abbiamo i nomi. Benissimo. Adesso li scorriamo, va bene? Ok. Allora, vi ricordiamo, il tema è reset. Guardiamo attentamente, possiamo fare due parole sull'immagine? Beh, però, perché no? Intanto allora, l'analizziamo un po'. Abbiamo un trolley con dei biglietti usati. Che è vissuto, quindi c'è qualcosa che è successo. Esatto, no? E ci sono i ricordi probabilmente, ci sono dei ricordi di una coppia, credo.
una famiglia, una coppia, famiglia, sì. E quindi magari Polaroid. l'idea del reset potrebbe essere: ricominciamo, facciamo tutto di nuovo, facciamo un nuovo viaggio, lasciamo i ricordi, lascio e parto da qualche parte, vado da qualche parte, oppure sono ritornato, cioè qual è il no, la lettura anche che beh, si dà. Dico una cosa però, Salotto dice più che reset sembra rebus, però sai Salotto, ricordati che non sempre le immagini devono essere didascaliche, alle volte ci può essere un tipo di narrazione un po' sotto traccia, no? Che è vero, alle volte può essere un rebus, ma alle volte è più affascinante una storia che si manifesta sguardo dopo sguardo, esatto, piuttosto che qualcosa di didascalico. Assolutamente, no? Cioè ci sono delle immagini di fotografi internazionali che io ho seguito per tanti anni, che le ho capite dopo anni che le guardavo in continuazione e mi dicevo, ma cavolo vuol dirmi questo qui, no? E questo è fondamentale, poi anche appunto avere un piccolo contesto della persona, no? Sì. Un piccolo contesto che ci dia due punti per poter essere insomma letta in una certa maniera. Andiamo avanti. A me sembra una foto di famiglia delle vacanze degli anni 90. Dice. Ok. Questa mano tesa, questa mano tesa con la luce dietro. Ti chiedo, a te sembra una mano che cerca un aiuto o è una mano che dà un aiuto, che offre un aiuto? A primo impatto era un vieni ti prendo, ti tiro su. Quindi è vero, offre perché l'aiuto. Dall'alto verso il basso. Poi, dall'alto anche, verso no? il basso. Mi dà l'idea che io sono più basso, sono caduto. Quindi sono io che posso avere un aiuto, avere bisogno di un aiuto. Caduto può essere anche, come si può dire, una metafora, no? Esattamente. Vuol dire che sono in difficoltà, in differenza, sono caduto. Assolutamente. No, l'immagine può essere io posso anche essere per terra nell'immagine, ma sono caduto nella vita. Quindi esatto, si parla bravissimo. Di fallimenti. Esatto. Ovvio. Quindi la metafora nella fotografia è un qualcosa. Anche perché il simbolico è importante. Esatto. No? Guarda, puoi leggere tu il messaggio di Salotto? Allora, io vi do il mio parere. Delle foto, una valigia. In mente arriva immediatamente una separazione e il reset. Perché ricominciare non una vita lontano dalla storia che ha dannato. Bello. Sì, bella, ci può stare. Bella lettura, Salotto. Sì, è una bella lettura, esatto. Allora, andiamo avanti, intanto li guardiamo sì, un sì, po', no? Avanti. Comunque anche poi questo, tanto le riprendiamo. Abbiamo questo volto che rimane un po' nascosto, perché magari non è importante. Esatto. Non è importante chi mi sta dando una mano, esatto. È importante che c'è una sì. figura, no? Sì. E più la guardo, più mi sembra qualcosa un apre. Po' anche di onirico, qualcosa sì. che va al di là. Della, onirico no? è la parola giusta, no? A noi l'inconscio ci parla per immagini. Se adesso entro nella mia parte di counselor, l'inconscio ci parla per immagini e quindi i simbolismi sono un po' archetipici, un po' hanno delle similitudini tra le persone, altri sono quasi personali, no? Quindi se io guardo questa immagine da un punto di vista dell'aiuto, mi apre a delle altre sensazioni. Quindi la persona che la vedo al buio, e la vedo al buio perché? Perché non è una persona che sta nell'ombra, perché mi sta porgendo la mano, no? Uh-huh. Ma posso leggere il fatto che io, in questo momento di impasse, ho uno che mi offre l'aiuto, il suo aiuto, ma io non sono in grado di vedere cosa potrà fare lui per aiutarmi, no? Certo. Quale sarà il percorso che mi porta alla luce, che è quella che sta là dietro, no? Questa un po' è la lettura che do io da counselor, perché è un po' l'attività che io faccio con i clienti che vengono da me in studio, mm-hmm. no? Mm-hmm. E quindi è l'aiutare la persona che ha una certa difficoltà. Ok, intanto Lorenzo ci dice che il messaggio ce l'ha inviato, dopo lo andiamo a ascoltare quando mm-hmm. scopriremo chi è Lorenzo e qual è la foto yes. Associata. Andiamo avanti. Aspetta, leggi Salotto per cortesia. La mia opinione è questa mano per rialzarsi. Ma la destinazione è una persona cupa nonostante le luci sfocate doppia dietro. Ecco, questa è la valenza, no? Salotto dà una valenza più cupa perché non c'è la persona alla luce, no? Mentre io nell'ombra ho sì. ritenuto che chi ha bisogno dell'aiuto non vede dove sarà aiutato, no? Ho capito, c'è Giuliana che dice lei piace perché è leggermente sensuale, vedo la gamba di una donna, forse nell'immagine prima. No. Forse quella proprio qui? Questa gamba qua, questa è una gamba, potrebbe essere, ma io qua vedo un uomo barbuto. No, no, un volto, no, non vediamo gambe, Giuliana, non vediamo gambe in questa, però magari dopo scopriamo che è una donna barbuta che è sempre piaciuta. Andiamo avanti.
Ok, allora, qua siamo nei paradossali. Esatto, esatto. Qui c'è una provocazione, secondo me. Sì. Secondo me è in atto una provocazione di un reset, e lui che diventa forse dono, vedi i capelli... Oh, sì. Sono gli stessi, sì. O viceversa. Vedi che l'Apollo è la stessa, no? Esatto. Quindi questo dovrebbe essere spiegato quasi, questa, no? qua meriterebbe sicuramente una spiegazione, sì. Questa, perché poi ci sono immagini. Questi cavi, questi come fili elettrici, sì, che... sembrava quasi una roba cyberpunk, sai, che sì. Cyberpunk è negli innesti, sì, esatto. Cibernetici, esatto. Quelle cose lì, però ci sono sicuramente appunto il guanto rosso di velluto sul volto, è un qualcosa di molto particolare. Che tra l'altro il guanto rosso di velluto sul volto, anche lì possiamo dire, no? Cioè un guanto rosso, adesso io non so se lui l'ha messo apposta o no, tante cose fanno parte dell'immaginario collettivo, quindi uno mm-hmm. le fa senza neanche rendersi conto, sì, no? Sì. Però il guanto rosso, essendo rosso con la mano sul viso... Scusa, ti dico, non battere perché si sente, sul no? microfono, scusa. Sì. Dà quasi un senso di violenza, non è tanto una cura, almeno io non la leggo tanto così. Mm-hmm. Proprio perché c'è questa mano che prende, che è forte perché è rossa. Il rosso è una forza anche violenta. Anche violenta. No? Salotto ci dice reset di genere. Esatto, ci stavo pensando. Ci stavo pensando anch'io, è come se ci fosse un cambio di genere. Poi mi piacerebbe sentire l'argomentazione, certo, di chi l'ha fatta. Beh, lo sguardo è anche particolare perché sembra, esatto, sorpreso, sì, sembra mezzo impazzito. Mezzo impazzito, esatto. Infatti. Esatto. Ok, qui abbiamo, scusate, qui abbiamo secondo me tre generazioni. Sì. Che portano con sé tre strumenti fotografici del proprio tempo. Infatti. No? Quindi abbiamo la signora un po' più in età, diciamo, con questa macchina, col flash staccato, eccetera. Abbiamo una compattina, invece, sì, per quello che riguarda la donna di mezza età. E poi la ragazzina che vediamo a terra sembra appunto con il braccio per il selfie. Esatto. Questa cosa qua, una, c'è una temporalità, sorta di circolo anche, no? Sì, sì, una, sì, temporalità, sì, un circolo, mi ricorda anche un po' proprio le varie epoche, no? È come se ci fosse questa roba, perché la donna di mezzo, sì, ha questo vestito che può ricordare un po' gli anni 70, no? Ma io ti chiedo, no? Il reset. Sì. In cosa c'è il reset? Una provocazione che lo smartphone o indifferente ha cancellato tutto? Esatto, ha cancellato tutto un tipo di fotografia. Faccio un esempio. Certo, bella domanda. Quello che era compresso una volta, adesso appunto dal punto di vista semplicemente del click è qualcosa di più semplice. Infatti. Si resetta un passato, mm-hmm, esatto, resetti tutto per prenderti una nuova macchina, un nuovo oggetto, esatto, che fai? Resetti la vecchia macchina per la nuova? Guarda, Zoro ci dice è un reset generazionale, è un reset generazionale. Possibile. Comunque bravi ragazzi che state intervenendo all'interno, sì, di questo contest, perché, sì, la comunicazione, il dire il proprio pensiero è fondamentale. È fondamentale, no? Esatto. Anzi, ci date anche degli spunti a me e Massimo per parlare per... di altre cose. Esatto. Anche perché, sempre per il fatto che la fotografia è una scrittura, no? Perché fotografia significa scrivi con la luce, ma non è una scrittura che tu utilizzi come utilizzi la scrittura normale, no? Quindi, certo, la comunicazione può essere più semplice o molto criptica. Quindi bisogna stare attenti anche a quella roba lì, no? Cosa vuoi dire e cosa posso io vedere di quello che tu hai fatto, mm-hmm, e cosa può accendere in me come sensazioni. Chiaro. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo un volevo dire trittico, ma no. Non è un trittico, è un quadriptico. Quattro immagini che raccontano il stesso luogo. Io credo te? Proprio di sì. Sì, perché il muretto... Anche se le posizioni sono diverse, no? Perché vedi che qua questa staccionata... Sì, sì, sì. Qui sì. È distante, ah, qui è vicina, esatto, lì è distante di nuovo. Sono, ok, quindi è il stesso vialetto, più diciamo. O meno lo stesso vialetto in quattro stagioni Quattro stagioni diverse. Che anche lì possiamo leggere il reset stagionale. Reset stagionale, il reset della natura che muore, sì, rinasce forse, chi lo beh, chi lo c'è sa, un ciclo, no? Di rinascita, dalla morte poi
ritorno in vita e poi nuovamente è un loop, forse più che un reset, perché sì, le stagioni ciclicamente si ripetono. Esatto, c'è la ciclicità, anche questo mi ricorda il fatto che le quattro immagini possono essere le quattro stagioni alla fine, no? Anche se le due centrali le vedo molto simili. Sì, non ha un quindi... segno. Beh, forse sai, per le foglie a terra... Sì, questo potrebbe essere un sì, per un autunno. La fortuna, però forse è più quello, più qua, esatto. Sì, questa dovrebbe essere la primavera. La primavera. Però non c'è nulla in fiore, sì, ma che qui non mi c'è suggerisce... niente di secco. Per l'estate, tu dici? Qui ci sono dei fiori, quindi potrebbe essere più primavera questa rispetto a quest'altra, lì, certo, no? Certo, certo. Quindi certo, anche questo, per esempio, prendiamo questo tipo di lavoro. Una volta che è preso, argomentato, spiegato, fatto il contest, lo vedi, lo rivedi, senti le opinioni di due persone che comunque hanno una struttura che è abituata a lavorare con la fotografia, a quel punto quel tipo di lavoro può essere ripreso e rifatto in modo assolutamente, migliore. Assolutamente. Anche perché io avrei degli insegnanti di fotografia che direbbero no, però così non stai prendendo la foto nello stesso punto esatto con la stessa inquadratura. Il giudice tu dici, il giudice. Sì, sì. No, ma ci sono anche quelli più puntigliosi, no, certo, perché un tipo di fotografia è presa con estremo rigore. No? Certo. Tipo i coniugi Becker, quando facevano i piloni dell'acqua in Germania, sì, quelli lì erano presi i piloni con una 20-25, banco ottico, andavano lì in determinate condizioni di luce e solo se c'erano quelle condizioni di luce facevano la foto, se no tornavano indietro, facevano anche 300-400 chilometri. Ovvio, certo, no, ma concordo ovviamente su questa cosa qua, no? Ci vuole... come si può dire, metodo, ci vuole un intento, esatto, e deve essere riconoscibile questa, esatto, cosa qui, no? Però qui siamo a fare una lettura un po' più leggera, diciamo, sì, per persone, sì, che appunto non si palesano come fotografe, no? Esatto, diciamo così, ma infatti per passione e piacere di mettersi in gioco è quello, no? Esatto. Cioè, vedi e poi rielabori, esatto, perché la frase che hai detto dall'inesperienza che hai, e mi ci metto comunque anch'io, perché anch'io ho chi sta dietro di me che mi dice no, qua Max Tech ha fatto una roba che non va bene. No? Certo. Ma a quel punto tu prendi un input. Cosa significa? Cioè siamo come bambini quando cominciamo a fotografare. Quindi che fa il bambino quando inizia a parlare? No? Non puoi pensare che il bambino sta facendo un discorso, chiaro, no? La fotografia è uguale, stai facendo una serie di errori grammaticali nella frase che stai dicendo con le tue fotografie, puoi sbagliarla completamente, sbagli soggetto, sbagli predicato, sbagli tempo, indifferente, sbagli delle cose, sei sempre più preciso ma le sbagli comunque, ma nell'input di chi ne sa più di te, chi sa parlare meglio di te, c'è la ricerca di fare, certo, di fare delle cose. Poi sai, la cosa che dico sempre, criticare, dire quello che non funziona è un esercizio sempre molto semplice. Assolutamente. Che però porta a poca crescita da parte di chi magari ascolta. Sì, sì. Salottino, Salotto ci dice reset dei movimenti della natura e l'interazione con il clima. Dice reset. Attento il nostro Salotto. Andiamo avanti. Ecco, questa immagine, siamo su un treno, c'è un viaggio, una persona che legge, una persona su un cellulare, un libro, un cellulare, c'è questo un po' distratto. Effetto movimento con invece, sembra tutto desaturato un po' per certi versi, ma la petroliera è perfettamente a colori, insomma, questo vedremo dopo, se c'è un'argomentazione, anche, no? Cioè, dove c'è il reset in questo caso? Ok, andiamo avanti perché noi dobbiamo anche metterci da mangiare e bere. Ah, qui. Giusto, perché noi mangiamo e beviamo sempre, per chi non ci segue da tempo. Ok, questa immagine è interessante. Sì. Abbiamo queste mani, attenzione, perché sono le mani di un bambino, esatto, e le mani di un adulto. Lo e vediamo... sono messe al, esatto, contrario. Quindi sono questi peli che vediamo. C'è il ciclo del destra. Tempo. Quello che per me è interessante qui, a parte le lancette che stanno scorrendo velocemente, no? C'è questo effetto veloce della lancetta,
è bello vedere che la mano del bambino sta in alto ed è direzionata in senso orario, come la mano dell'uomo sta sotto, e nel senso orario ti riporta dall'altra parte, mm-hmm. Quindi c'è il circolo del tempo. Della vita. Della vita. Anche, esatto. anche della vita stessa, un bel bianco e nero, elegante, e interessante come immagine, come composizione, sì. Esteticamente... è un'immagine molto pulita, essenziale, e quindi perfetta per il bianco e nero, perché il bianco e nero va sempre verso quella direzione lì dell'essenzialità. Abbiamo qui, vado ad evidenziare, abbiamo il nostro Luca Lavezzo che dice questa è molto bella. Sì, ma è molto interessante. Abbiamo anche Valentina, molto interessante, ci dice, e Salotto dice... interessante, ma io non vedo alcun reset in questa immagine, ci dice il nostro salotto. Qual è il reset qui? Vedremo, dopo ne parliamo. Chissà se abbiamo l'autrice. Andiamo avanti. Ok, allora. Qua. Questa è un'immagine, insomma, di canottaggio siamo in mare, quindi a Trieste. Siamo a Trieste, riconosciamo, noi che siamo di Trieste, riconosciamo il luogo, e abbiamo una ragazza, io non sono tecnico di questo genere, però vediamo questa ragazza alle prese con questo, io direi remo, ma forse non si chiama remo. Lo scalmo, ok? E cos'è che è quella cosa lì che sta toccando? Cioè, lei sta toccando un qualcosa. Io quello che ho pensato è il resettare la misura dello scalmo, che presumo che ci sia anche lo scalmo abbia una misura, nel senso che è forse regolabile in un certo modo per permettere a ogni persona, che può essere più alta o più bassa, di farlo lavorare in modo corretto. Ok, quindi tu dici che lei sta... in questo momento sistemando un reset di questa cosa qui. È criptica sta cosa, cioè criptica, è più difficile da raggiungere, no? Anche perché all'interno dell'immagine abbiamo talmente tanto, esatto. Cioè talmente tanto che sicuramente può magari confonderci un po', esatto, no? Cioè se devo raccontare un reset, questa foto, da come la vedo fatta, è una di quelle foto che ti arriva mentre scorri all'interno del tuo archivio e dici, bon, reset, cosa può andare? Questa sì, questa no. Bon, questa. No? Dici che non è fatta appositamente per il contest, suona, no? A me non suona fatta appositamente per il contest, anche perché siamo in una stagione completamente differente. Sì, beh, no? Tra le altre cose, certo. E quindi il reset... non lo vedo, non più arriva, tanto, non no? Arriva. Poi ne parliamo. Difficile, io non sapevo nemmeno questa cosa che tu hai raccontato. Che cosa un io po' presumo più tecnica, sia, eh? Io presumo, perché non ho mai fatto canottaggio. Una specie di calibrazione. È un diciamo. Calibrazione, qualcosa che calibri quello scalmo, no? Ok. Andiamo avanti. Giorgia, penso che si riferisse all'immagine di prima. Quindi dopo magari riprendiamo quello che dice Giorgia, che diceva per una persona può essere un momento per resettare la mente. Ah no, questa, per resettare la mente, cioè quando fai qualcosa per te, fai una sorta di reset. Ah, dice. Questa è anche una lettura interessante, però è ancora meno visibile, no? Un reset del momento, dello stress, ci dicono. Però non vedo uno stress, vedo molto tranquillità. Siamo lontani, secondo me, però vediamo. Poi si vanno a cercare dei significati che non hanno... Beh, questa è assolutamente impattante come immagine. Sì, questa è impattante, e mi piace moltissimo com'è, è molto interessante. Mi ricorda una serie di immagini della Nan Golding, che aveva fotografato un sacco i queers mi sembra New York, adesso non mi ricordo la città. E quindi sì, mi piace molto. Allora, devo non capisco dire... una cosa però. Aspetta, lasciami passare un attimo. Vai. Sembra una situazione appunto, sicuramente una situazione di spettacolo, no? Sì. Si sta creando una messa in scena, secondo me. Sì. Siamo nei camerini. Siamo nei camerini dove appunto avviene questo reset, questa trasformazione, che secondo me in questo caso il tema è
coerente, no? Trasformazione, sì. Cioè reset è anche una trasformazione di qualcosa, sì, che magari dura quel momento, no? Sì. Cioè, non lo sappiamo. A me piace molto il fatto che si noti questi palloncini messi lì, messi la barba, esatto, no? Tutta questa roba qua, perché sai cosa mi ricorda? Mi ricorda una roba un po' felliniana, anche per certi versi, anche, no? La vedo come costruzione, mi sembra molto felliniana, e ritengo, ancora una volta, ne avevo parlato in uno dei miei corsi, che il backstage, i camerini, eccetera, alle volte sono più interessanti degli spettacoli stessi, cioè fotograficamente è molto più interessante raccontare quello che avviene dietro le quinte che, esatto, quello che poi la rappresentazione, sì, sì, teatrale, sì, sì, insomma scenografica. Che era quello che piaceva fare a me durante i concerti. Perché si racconta la vita. La vita che sta dietro al palco. Esatto. Sì. Cioè io quando avevo fatto le foto per i concerti facevo tutta la parte di documentazione della preparazione, mm-hmm, da quando si costruiva il palco, quindi da quando veniva messo sul palco, sì, a quando ogni band arrivava lì con gli strumenti e montava tutto quanto, no? Una volta che era finito tutto e che erano pronti per cominciare il concerto, io me ne sarei andato a casa. Sì, sì, il concerto, sì, sì, è relativo. È così, due foto, sì, da lontano, lì lo spettacolo e via. Allora, Sara De Biagio dice: reset di genere, trasformazione ludica, utilizzo della maschera come archetipo, ripartire da zero attraverso una nuova percezione di me stesso. Sì. Insomma, si regge in piedi assolutamente, sì, quello, sì, che dice Sara. Sì, sì, assolutamente. Poi ti dico, a me piace proprio questo tipo di immagine, no? Il fatto anche che è specchiato, perché nella parte specchiata si vede più l'uomo. Si vede più l'uomo, esatto. Si vede più l'uomo, sì, no? Quindi vedete come ci fermiamo un attimino, ci soffermiamo a osservare l'immagine e troviamo sempre qualcosa. E ci, no, sono sempre nuovi spunti, no? Una cosa che non capisco è quel fuck the system scritto non sul muro. È come se fosse stato scritto sull'immagine. Ah, tu dici? A vederlo. Aggiunta, tu dici? Sì, non è in prospettiva come le altre scritte del muro, no? Beh, vediamo, magari dopo lo scopriremo, perché devo dire che mi piace molto anche l'astuccio floreale, sì, davanti, assolutamente, no? Ma anche tutti gli oggetti, cioè una cosa da fare in questa immagine è di vedere gli oggetti che ci sono là dentro, tipo si vede anche qua il ventilatore. Sì, 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 sì. Attenzione che Sara ci ha spoilerato, ci ha detto assolutamente, è la mia foto! Il camerino a volte è molto più affascinante dello spettacolo, è mia la foto, ci dice la nostra Sara. Va bene, okay. Dopo riprenderemo proprio anche con gli autori, il nome degli, sì, autori, le immagini. Intanto ti facciamo i complimenti. Ti facciamo i molto complimenti bella. Perché è una bella, molto, una molto bella, bella immagine. Giulia, la nostra Giuliana, ci dice: il backstage è fantastico. Yeah, sì, io lo adoro. Assolutamente. Poi, tra l'altro, mi piace molto questa presa di posizione dal basso. Sembra un bambino che ti sta guardando. Attenzione che Salotto ci dice: a me non sembra un camerino, ma la casa di una persona molto povera in forte disagio sociale. No, io non vedo questa cosa. Dovresti osservare i camerini, esatto. Salotto, vedrai che i camerini solitamente sono, sì, tutti, sì, un po', come si può dire, è una specie di magazzino, sì, con la pittura scrostata, sì, sì, robe, ma anche i teatri, tanti specchi. Io vi posso dire che anche al Rossetti, no, certo, un teatro importante, no, di Trieste, i camerini sono tutti un, esatto, po' così, ma fan parte, cioè, secondo, esatto, me fa parte. Ma anche se tu guardi il palco illuminato a giorno, è così. Non è quello, cioè, che vedi con le luci. Dire decaduto, non è decaduto. È decaduto. Decaduto è, come si può dire? Non mi viene un il... po'. Beh, insomma, è spoglio, è rovinato, vissuto, certo, vissuto. Ma poi vedi tutte le righe, i chiodi, i segni dello scotch che ti dicono fino a qua non passi. Esatto, mi verrà in mente questo. Volevo dire, okay. Comunque Valentina dice: bella luce, bel bianco e nero, mi piace. Sì. Andiamo avanti un attimino. Questa sì, è molto colpisce, impattante come immagine. Ha una sua forza. Bisogna capire un po' il reset dov'è. Bisogna, no? capire, ma sai cosa mi sembra a me? C'è una roba che... la creazione, insomma, perché la prima roba che mi viene in mente è un po' la nascita, la, esatto, creazione, no? Dove sta la via per cercare il tema, no? Esatto, trovo molto interessante, ma anche questo, no? Che questa cicatrice... La cicatrice attorno all'ombelico che arriva su questa pietra luminosa. Questa è molto impattante come, sì, immagine. Sì, assolutamente. Veramente molto, molto impattante come immagine. Devo dire che
che mi colpisce, proprio così, di botto, questa luce calda. Poi tra l'altro la luce calda è anche in corrispondenza ai chakra più bassi, che sono quelli che hanno a che fare con il rosso, l'arancio, il giallo, no? Con quelle tonalità. Quindi cosa vorrà dire? Cosa c'è scritto lì? Bella luce, bel BN, mi piace. No, io ci vedo il dolore. Eli ci dice ci vedo il dolore. C'è una cicatrice, c'è un ambiente con della oscurità, c'è questo rosso, no? Che comunque il rosso era un po', ricordava anche prima, dicevamo, il guanto, no? La violenza è un rosso forte. Il rosso cioè il può essere associato a tante cose, la passione, cioè il rosso passione. Ha tante, sì, ha tante connotazioni. Esatto. Ma bisogna andare su quelle robe lì, no? E dopo sulla posizione in cui sta un rosso. Quindi bisognerebbe vedere questo un po', no? Comunque molto interessante, mi piace tantissimo. Salotto dice qualcosa? Sì, il primo impatto è la nascita e il reset, anche se sembra un altro cambio di genere, peli sulle braccia. Sì, un po', ma si vede che è una donna, cioè si nota. Sì, forse dalle costole si nota, però chi lo sa, chi lo sa. Okay. Vediamo, intanto salutiamo il nostro Birra Media, ciao Birra. Birra Media. È un piacere vederti, proprio di Birra Media, dobbiamo prendere qualcosa da bere, da mangiare. E poi abbiamo questa immagine particolare, questo giochi di riflessi, di specchi, no? In cui sembrerebbe che noi non vediamo mai la persona in realtà nella sua figura reale, la vediamo sempre riflessa, perché qui sembra questa parte sulla destra sembra una cornice, no? Quindi sembra un riflesso e poi un riflesso taglia a sua anche volta. Di qua taglia così e così, per questo sembra specchiata lì, ma specchiata anche in quello che infatti c'è. Infatti sembra uno specchio, sai, quelli romboidali, quindi uno specchio nello specchio nello specchio. Adesso in questo momento sto cercando dov'è un reset, ma forse se lo voglio forzare questo pensiero è, vado da counselor però, noi siamo sempre con delle, proponiamo sempre una nostra immagine che non è quella reale dove noi ci siamo dentro. Ok. E se tu cominci a essere sempre un'immagine, rischi di essere un'immagine dell'immagine, l'immagine, ti perdi. E per ritrovarti devi fare un reset a questo punto. Allora, Birra dice, sta riflettendo, disse lo specchio, e Giuliana sull'immagine precedente dice, la cicatrice mi sa di una ferita e il reset deve essere una rinascita. Bella, bella lettura Giuliana. Sì. Giuliana. Che poi anche le donne su questa cosa delle ferite nel corpo femminile hanno una sensibilità estremamente più alta della nostra. Guarda, mi piace la visione di Salotto che dice appunto, reset pirandelliano, uno nessuno 100.000. Bellissimo, bellissimo, sì. Mi piace. Allora, facciamo una bella roba. Io prendo qua due robe, vado a prendere le carte, eccetera. Ti sei che intrattenere un attimo le persone. Arrivo subito, ragazzi. Intanto vi lascio in compagnia di Massimo. Magari aspetta, ti metto a schermo intero se vuoi. Così. Oh no, puoi lasciare anche così. Sì, tranquillo. Se vuoi qui passi le foto. Io qua vado indietro. Avanti. Avanti ci sono i nomi. Perché sono finite. Ah, sono finite le foto in questo momento? Sì. Ok, va bene. Bon, quindi adesso io ho la console, quindi posso parlare di quello che voglio. E queste foto hanno comunque un interesse perché vedo sempre delle immagini abbastanza impostate in un certo modo e non è male questa cosa. Quello che dicevo a Demis prima era anche che sarebbe interessante che chi manda la foto la corredasse da una sua spiegazione, perché è interessante capire anche cosa voleva dirci la persona, ma non tanto per il fatto che ci vuole dire delle cose e deve darci una spiegazione, ma per il fatto anche che magari facendo questo tipo di esercizi potrebbe anche aver cannato il concetto. O forse, se non proprio cannato, potrebbe dire qualcosa in un modo differente utilizzando il mezzo fotografico. Potrebbe essere più incisivo. Quindi a quel punto sarebbe molto più logico avere il corredo della spiegazione, no? Quindi così noi possiamo vedere meglio cosa uno sta facendo, cosa uno sta dicendo
e può correggersi. Considerate che i maestri con cui io ho studiato nella mia vita fotografica molto spesso facevano un lavoro e lo prendevano, lo riprendevano, lo buttavano, lo resettavano direttamente per rifarlo in un modo completamente diverso, no? Quindi non è che tu fai un lavoro fotografico, lo butti lì, l'hai fatto ed è finita. Alle volte non sei contento. Io dico sempre, parlo sempre di un evento a cui avevo partecipato, era un corso con un fotografo di scena americano e lui ci aveva mostrato la foto della porta di un locale dove si suonava jazz, un locale storico di New York, e lui ci aveva detto durante il corso, quella fotografia lì con la pioggia di notte, con le luci di New York, i taxi, io l'ho sognata così, ma ci sono andato 10 volte là per farla quando c'era la pioggia. E non l'ha fatta con una macchinetta, lui lavorava in banco ottico, quindi ti devi portare tutto il cassone dietro per fare quel tipo di fotografia, quel tipo di immagine. Quindi è importante capire questo tipo di concetto che va sul fotografico, no? Ok, allora, vediamo se qualcuno ha scritto ancora qualcosa. No, quindi io giro ancora un attimo indietro sulle foto, che così le rivediamo a ritroso e possiamo vedere se ad esempio c'è qualcosa che si accende ancora. Ah, Eli, la cicatrice è il segno di una battaglia, di un percorso fatto e spesso è proprio una rinascita. Assolutamente. Ci sei? Allora, secondo me è sì, Eli, è assolutamente così, perché praticamente è, tra l'altro, la cicatrice è il segno di un vissuto che noi abbiamo avuto e quel vissuto ci ricorda, quella cicatrice ci ricorda il vissuto e alle volte io vedo anche che le persone con la cicatrice non hanno un buon rapporto, e, mentre in realtà dovrebbe essere amata per quello che è. Assolutamente, assolutamente, no? Perché secondo me sono i momenti in realtà quelli un po' più difficili, sono i momenti più difficili quelli che poi ci formano, ci fanno fare lo step superiore, ci tolgono da una comfort zone, ci rimettono in gioco, quindi da là e ci rendono unici, tra l'altro. Bravissimo. Cicatrici sì. Ci rendono effettivamente un segno distintivo e unico delle persone, che siamo purtroppo abituati, no, a vivere in una società in cui sembra devi essere perfetto, in cui non ti succederà mai già, nulla e tutto già. No, e quindi anzi i super uomini sono quelli a cui non succede nulla. Esatto. Il super uomo è la persona super donna, per carità, sì, non andiamo su questa roba qua, ma è la persona che ha subito qualcosa e da questa cosa è rinato ed è diventato anche se non più forte, diverso, mm-hmm. No? Ha avuto la possibilità di mutare, no? Pensate che balle essere sempre uguali tutta la vita. Fortunatamente alle volte abbiamo qualcosa che ci scombina un po' la situazione in ambito affettivo e in ambito per quello che riguarda il nostro corpo, dopodiché ovviamente non tutto ciò che capita è sempre di facile risoluzione, ovviamente, o ci voleva proprio che mi capiti, ci sono, esatto. Logico. Però è molto interessante che tutte queste robe qui, se vedete, poi nella fotografia spesso è motivo, secondo me, di narrazione. Assoluto. No? Nei miei corsi di fotografia, insomma, del percorso fotografico, alle volte sono proprio le situazioni più complesse che emergono e che sanno emozionare non solo chi realizza quell'immagine, ma poi chi rivedrà quell'immagine, perché troverà qualcosa di sé dentro. Ma infatti io mi ricordo che abbiamo parlato della malattia l'ultima volta che io ero da te durante i tuoi corsi, quando ero intervenuto come counselor, no? Avevamo parlato di malattia quella volta, erano emersi nei lavori alcuni disagi di salute. Era interessantissimo vedere quel tipo di lavoro, il tipo di approccio che le persone avevano. Allora, vedi, Valentina dice, attenzione che ci sono anche le cicatrici interiori non meno dolorose delle esteriori. Assolutamente, assolutamente la cicatrice rappresentata, ritorniamo al discorso è di sempre prima, quella roba. Può essere una metafora. È una metafora. Cioè, io te lo mostro fotograficamente così, ma ti sto parlando di qualcosa che invece è dentro. No? Anzi, quelle interiori delle porti
presumibilmente anche da moltissimi anni, e quando non eri nemmeno in grado di gestire quel tipo di ferita. Esatto. Allora, adesso noi, prima di andare a visualizzare i nomi delle persone, quindi andare a ascoltare Fiubit. Anche... Ciao Fiubit! Ciao Fiubit, carissimo! Mi fa piacere rivedervi, ragazzi, tutti quanti. Grazie che siete state passando da noi in questa serata. E, cosa facciamo? Prima di passare ai nomi delle persone, andare poi a decretare quello che sarà poi la foto, e ci aiuterete anche voi, no? Perché come da Sanremo, anche noi voglio la nostra giuria, che poi non deciderà. Che non deciderà. Perché sei a Sanremo, c'è la giuria che però non decide, esatto. Però in questo caso il voto è gratuito, a meno che volete pagare per votare, ma è una vostra scelta. Ah. È una vostra scelta. Ma da prassi, visto che io e Massimo siamo... Io non so se sto facendo troppa confusione. No, tranquillo, visto che io e Massimo... siamo due persone che amano la fotografia, questa mortazza. Noi vogliamo rendere, mentre tutti se la tirano, esattamente, Massimo, c'è non so, il banchiere, no? Esatto, il banchiere, sì, che perché il fotografer, perché ha una macchina fotografica e si prende sul serio e tutte queste robe qua. Noi che siamo dei fotografers, come diceva Massimo, fotografavo. E con noi è il momento del Rebecchin, questo è il momento del Rebecchin. Sappiate che qui in tavola abbiamo... Come si chiama sta roba? Oppa? No, guarda, ti prego, leggi il nome. Culatello. Culatello? Abbiamo del culatello, abbiamo della mortadella al tartufo, che senti che profumo che ha. Sì. Due Lasco, ringraziamo Lasco, sponsor. Main sponsor. 2000 euro, la Lasco. Di percorsi creativi. E abbiamo lì del formaggio che è del... Del 92, no. che formaggio è quel pepe lì? Non lo so. Leggi l'etichetta. Cos'è il nome? Palato, no, palato è, no, è l'altro, il secondo main sponsor della cosa. Cacciotta al pepe. Quindi, ragazzi, noi in questo momento, anzi, facciamo un brindisi a tutte le persone che sono con noi questa sera. Grazie di esserci, siete meravigliosi. Eli ci dice buon appetito. Ora ho fame e Fiubit nei migliori circoli fotografici, dopo la discussione delle foto, se magna. Sì, è importante. Nei peggiori bar di Caracas. Nei peggiori circoli fotografici di Caracas. È interessante anche il fatto che bisogna essere un po' dissacranti, no? Sì. Roba che non sopporto sono quelli che fanno la fotografia con quel tipo di atteggiamento del tu non sai chi sono io, occhio qua, bisogna parlare in un certo modo, bisogna essere, no. Beh, secondo me, sai, quelli non hanno nulla da dire. Esattamente. Quelli non hanno nulla da dire, se la tirano come pochi. Ecco, chi si prende troppo sul serio, ma in generale aggiungerei. Mm-hmm. Allora, Giorgia dice, tutto questo ci sarà anche con le live con me, vero? Dice Giorgia. Assolutamente, però solo guarderai, Giorgia. Noi mangiamo, tu ci guardi. Giorgia però potrà bere. Potrà bere dell'acqua naturale perché è a dieta. Esattamente. Quindi... Ah, che poi tra l'altro ho portato, a proposito di mangiare, mia madre oggi ha fatto i crostoli. Ma sono stati fatti da tua mamma? Sì, li ha fatti mia mamma. I crostoli e quei cannoli ripieni alla ricotta. Mm-hmm. La mamma è sempre la mamma. Sto pensando che forse è maleducato che stiamo mangiando. C'è anche del pane laggiù, scusami, vicino alla Polaroid. Lì c'è del pane. Forse è maleducato che mangiamo mentre vai a prendere anche il pane. Ma ragazzi, è così, ragazzi, perché la fotografia si fa anche così. Perché ecco, una cosa, diciamo anche questa cosa qua. Tutti pensano che la fotografia... Grazie. Si faccia con la macchina fotografica. No, si fa con il cibo. È sbagliato. La fotografia si fa parlando, assolutamente. Si fa scambiandoci le idee, assolutamente. No? Nel ricercare ciò che è umano nelle cose, nelle conversazioni, non con la macchina fotografica in mano parlando di Canon, Nikon o stanate qua. Okay? Questa è una cosa che voglio assolutamente affrontare quando faremo Attenti a quei due. Perché basta, no? Cioè, ma voi pensate, io dico sempre, no? Ma voi pensate che io e Massimo, quando ci vediamo, parliamo di macchine fotografiche? Penso che nessuno sappia l'attrezzatura dell'altro. Ma io non so neanche che impostazioni metto quando fotografo. E non ce ne frega nulla. No? Mm. Noi ci interessa sapere se questa mortadella... esatto. Quanti etti ci sono. Esatto. Ma come anche nel lavoro, no?
Cioè, io quando lavoro per un cliente, innanzitutto mi devo divertire. Uh-huh. Poi c'ho anche dei momenti completamente stressanti, ma completamente stressanti, dove esco distrutto. Ma ci deve essere sempre quel, secondo me, no? Uh-huh. Quell'atteggiamento così, da mortazzo e formaggio, no? Perché quello, quel tipo di atteggiamento, a me come carattere mi dà quella forza di continuare a certo. fare le cose, che un po' il lavoro da trincea, no? Ma diciamo che si umanizza, anche mm-hmm. quando lavori per anche un imprenditore importante, eccetera, quando sei davanti al piatto di calamari, mm-hmm. al piatto di... cioè, tutti, esatto. no, non c'è più quella barriera sociale... Ci sciogli, noi siamo mm-hmm. assieme, si mangia, c'è la convivialità, mm-hmm. si beve qualcosa. Mm. E secondo me si lavora, l'importante è non bere troppo, ma si lavora secondo me meglio. Sì, beh, io per esempio su questa roba invece sono un militare, no? Nel senso che se devo fare il tipo di lavoro che devo fare, anche se siamo a pranzo e mi offrono da bere, non tocco alcol mai, ma neanche la birra. Poi, quando è finito, posso concedermi le cose, no? No, io direi che due birre te le bevo. ma è l'approccio che si ha, no? Che è giusto. Guarda che ti finirò tutta la mortadella. Accidenti. Allora si vede che se così non vengo più, Perché... Comunque. Allora, comunque adesso noi facciamo un attimo questo rebecchino veloce assieme a voi, ci sembrava una cosa carina da fare, no? Cioè, cerchiamo di sdoganare... quell'idea della fotografia elitaria, mm-hmm. no? Che mi fanno veramente cagare, poi mm-hmm. perché loro di elitario non hanno poi nulla, le persone esatto. che si comportano esatto. così, va bene? Tutti vestiti bene, che ti parlano in fornitura. Esatto, con termini complicatissimi, perché probabilmente non sanno spiegare bene l'argomento. Ricordatevi, quando qualcuno vi parla in maniera complessa è che probabilmente l'argomento non lo conosce appieno, non riesce a divulgarlo a tutti su questa cosa qua, no? Ma insomma... Ricordiamo l'avvocato di Renzo Tramaglino, per esempio. Esatto, bravissimo. Allora, intanto io leggo, io devo andare, un grande abbraccio a tutti, ciao Luca, grazie ciao per essere Luca. Stato con noi, è stato sempre un piacere avere la tua compagnia, Luca. Alla prossima. Fiubit dice, giustamente, anche gli elitari fanno la pupù. Esatto. Però la fanno con un certo tono. Esatto, tirandosela. Attenzione, c'è anche Consu e Noi, ciao ragazze, come state? Consu e Noi sono delle streamer. Molto brave, simpaticissime. Dai. Tra l'altro ciao, vediamo cosa si dice. Ciao, ma quanto tempo, perché non si beve insieme? Guardalo, beve da solo. devi sapere, ti racconto questo piccolo aneddoto nel frattempo, che con Sue Noi appunto sono due streamer, sì. Ed era quando mi sono collegato a vederli, loro sono all'interno del nostro canale Telegram, sono simpaticissimi, tutto quanto, sono andato a seguirli un po' di volte, anzi ragazzi andate da Consu e Noe e lasciategli un follow se ancora non l'avete fatto, mi faceva abbastanza sorridere perché una delle due, la Consu, aveva la poltrona da gamer micidiale bellissima, sì. E Noe invece era rilegata in una sediolina posta anche dietro in fondo, no? C'era questo atto secondo me di bullismo, no? Se vogliamo così. Allora mi sono battuto su questa cosa qua e dopo mi hanno portato le prove del fatto che anche a noi è stata presa la sedia figa da gamer, anche perché da quello che era emerso, la sedia da gamer su cui era seduta Consu gliel'aveva montata noi in uno stanzino rilegate, capito? Quindi anche schiavismo totale, invece giustizia è stata fatta. Ovviamente Demis non mi legge. Cosa devo leggere, Giorgia? Ah, ecco, non si può dire lo stesso di Demis, che mi manda a prendere frizzantini a gogo. Ah no, aspetta un attimo. Ah no, sì, quando ci sono i lavori. Insomma, quando c'è il matrimonio, fa caldo. Sì, vai a fa prendere caldo. Giorgia, per cortesia, mi vai a prendere un frizzantino? Dai. Un altro frizzantino, un terzo frizzantino? Però fino a quando chiaramente ho la situazione sotto controllo, perché dopo... Cioè, e se no poi c'è Giorgia che fa... Che problemi? Lui è Giorgia! Ma lo sai che una volta a me è capitato di perdere il controllo... matrimonio. Cioè che hai bevuto, al di sopra della... Sì. Mi è arrivato il botto. Sì. Però sai cos'è? Era un matrimonio di clienti, ma amici, no? Mm. Quindi cosa succede? Quindi questo, facciamo cambio. Mm-hmm. Allora, praticamente queste sono le vite vissute dei fotografi professionisti. Dai, quelli no? Che tutti vorrebbero vivere. Tutti vorrebbero vivere, però non riescono a viverle perché poi te la fai addosso in certe condizioni, no? Allora, praticamente, cosa succede? Succede che io mi sono fatto tutto il matrimonio, quindi ti svegli alle 5, 9, 6, 6 della sposa.
fai tutte le foto. Sì. Io i matrimoni li ho lavorati sempre da solo, quindi non ho mai avuto un secondo fotografo che mi aiutasse, quindi faccio tutto autonomamente. E quindi sai che c'è anche un grosso livello di stress, insomma, a fare questa cosa, no? Anche c'è il tempo, la durata, devi stare attento per strada, gli spostamenti, ma per dire, gli spostamenti in strada, andare dello sposo e della sposa, volare alla chiesa, stare attenti a dover certe volte correre per strada perché sei in ritardo, perché la sposa è stata preparata troppo tardi. Pensa se mettono il limite di 30 all'ora. Comincio il matrimonio il giorno prima. Boh, insomma, praticamente cosa succede? Che dopo una giornata completa di lavoro, alle 7-8 di sera hanno cominciato i balli per gli amici, no? Sai che certi fanno il cambio d'abito? Cambio invitati. Ah, cioè, sì, vanno via quelli un po' più anzianotti, arrivano i giovani, no? Tra i giovani che sono arrivati c'era il barman, che è un mio amico, ha un locale, e ha cominciato a darmi da bere in continuazione. Io ho fatto tutto il matrimonio preciso come era da fare, cioè perfetto, solo che poi con i balli mi scateno un po' anch'io, perché io entro nella scena, entro nei balli, perché non sto lì a fotografare da fuori, io sono uno di quelli che vanno nella scena e quindi entro lì. Per andare nella scena devo ballare, ma mi devo anche divertire, quindi certo. Un due robe te le bevi, no? Mo, bevi questo, bevi quell'altro, bevi quel terzo, alle ore 21, io pensavo che fossero le 3 del mattino, mi è arrivato su tutto, ma per fortuna avevo portato a casa il matrimonio, insomma, no? Certo. Ma mi sono dovuto rintanare in un posto per cercare di sbollire sta roba che mi era arrivata e ho perso gli occhiali da vista, no. Ero ad aperto al buio, quindi ho dovuto cominciare a tastare il terreno per prenderli, perché ho detto, se non ho gli occhiali non vado neanche avanti. Allora guarda, io ti dico che con su Noe, che poi sono sposate, ci dice alle 6 del mattino: quando mi sono sposata io, sono uscita di casa senza portafoglio e quando sono arrivata in comune mi sono accorta che ero senza documenti e sono tornata indietro. Tutti che aspettavano, ma io non tornavo più, ci dice. Vabbè, storia vissuta. Storia vissuta. Sì. Io ti posso dire che una volta è accaduto con un mio ex collega, diciamo così, che eravamo andati a fare un matrimonio in Slovenia o in Croazia addirittura. Fatto sta che alla fine erano tutti ubriachi, tutti quanti finiti, compresi noi, e avevamo già fatto tutte le foto che servivano, no? Quindi avevamo coperto completamente il servizio, no? Ma intanto eravamo lì, ma è lì il professionista, ma dovevamo aspettare poi che arrivi il traghetto per riportarci via. Ah, ok. No? Cioè il traghetto era un tipo in gommone, insomma, indifferente. Quindi andavamo fuori solo col flash in mano, senza macchina fotografica. Con il flash esterno in mano mettevamo le persone, facevamo di gruppo, come no, mettiti là, avevamo il flash di grazie, ma figurati non è un problema, anzi se vuoi te le mando. Sì. Beh, ma sai che sta roba qua di fare le finte foto le è finte stata foto. Una cosa che mi è stata richiesta, se non ti dico un teatro, forse ti dico così, non ti dico il nome, ma il teatro del sovrintendente del teatro lirico della nostra città. Ok. Io a un certo punto ho finito di fare le foto perché c'era questo vernissage, sai, fanno quelle robe, no? Un po' così, e io vado lì, gli faccio, guardi che ho finito, e vado via, così dopo le spedisco le foto. No, rimanga, faccia finta. Ma come faccia finta? Ma io non mi sono permesso, chiaramente le foto poi le ho fatte tutte, no? Perché ti immagini che dopo c'è erano tutti un po' personaggi, politici, robe così, che dopo ti chiedono le foto, non è che figura del cazzo fai. Ma esatto. Faccia finta vuol dire che l'idea, sai, che c'era il fotografo lì attorno, dava l'idea di importanza, no? È che chi ha organizzato il tutto dava importanza ai suoi ospiti, tanto da avere il fotografo. Sta roba del fare finta mi ha piegato da ridere. Aspetta che devo leggere Giorgia, se no lei mi sgrida sempre. Vai Giorgia! Noi abbiamo fatto un matrimonio fino alle 4, ci dice Giorgia. Adesso giochiamo chi ce l'ha più lungo! Io ho fatto 2 giorni di matrimonio. Yeah. Consu dice: ho iniziato alle 11 e ho finito alle 21:30. Intanto è arrivato anche il nostro Doz, il nostro Andrea. Fiubi dice: ma su
aspetta, ma giù o ma su? Non riesco a leggere. Ma su che hai matrimoni da voi al nord al 19 siete già a casa. A più bit, magari. Però non metto in dubbio che sicuramente nel meridione lì c'è una tradizione, è una diversa tradizione del diversa. Matrimonio che appunto esatto. Si può espandere anche in più giorni, ma anche retribuito esatto. Di più, assolutamente. senza ombra di dubbio aggiungerei. No, ma una volta mi è successo in Slovenia, sì. Gli sposi hanno affittato un posto, una specie di baita attrezzata per far griglia tutto. C'era anche lo spazio concerti, hanno fatto due giorni ininterrotti di festa con persone che si alternavano costantemente agli strumenti per suonare. Bello, no? Degli jam session. Tutti musicisti. E io mi sono fatto tutta la giornata, la notte, ho dormito lì, cioè ho fotografato anche di notte alla fine. Scusate, ho fatto un danno. Hai toccato qualcosa con... E praticamente sono uscito da lì, non ho fatto tutti i due giorni, ho fatto un giorno e mezzo praticamente. Sì. E sono uscito da lì e per tre giorni di fila non avevo voce perché ovviamente, però è stato indimenticabile come matrimonio. Ok, bene, allora io direi, se sei d'accordo, che in questa maniera un po' informale possiamo iniziare a scoprire buonissima sta mortadella. Allora attenzione. Allora, io dico a Teresa che mi sta ascoltando sicuramente perché ho letto il messaggio, Teresa, collegati al link che ti ho dato. Chiedo anche a Andrea, al nostro Dots, se ha piacere di collegarsi direttamente qui, fammelo sapere che ti giro il link per entrare in trasmissione, così ci dici qualcosa della foto. Noi tra l'altro abbiamo anche un messaggio di Lorenzo Parenza che ce l'ha lasciato su... Demis Cacchio, mi sono collegata tardi stasera per il contest, ho perso tutta la prima parte, forse avevi detto delle direttive, penso anche se il fotografo dovesse dire qualcosa della propria foto, ma porca miseria. Allora Sara, anche Sara ditemi un po', anche a Sara la nostra Sara di Biagio, se hai piacere di collegarti con noi ti do anche un link diretto, ovviamente però ti serve una piccola webcam, cioè una piccola webcam, una webcam, perché una piccola webcam? Una webcam e perché un paio uno spazio di piccolo, microfono, un microfono con le cuffiette, quindi fammi sapere se hai piacere ti colleghi con noi. Adesso noi cosa faremo? Andiamo a vedere l'immagine, vediamo se il nome che c'è e la persona è qui con noi e ha piacere di fare due parole assieme. Benissimo. Allora, vediamo un po', quindi andiamo avanti. Vai Lorenzo, collegati pure. Lorenzo, ecco qua, allora, prima persona è Cristina Lugnani. Allora, Cristina, se vuole... Allora, Lorenzo, ti giro il link. Cristina, chissà se c'è Cristina Lugnani. Aspettiamo un attimo, diamogli sto minuto di tempo per vedere se c'è. Intanto, il link... Aspettate che lo copio anche per Lorenzo che copia. Allora, intanto te l'avevo già chiesto, insomma tu sei qui anche che vieni diverse volte, no Massimo? Non so quante volte sono che sei qui. Beh, io credo che ne abbiamo fatte 6 l'altro anno. Può essere, sì. Può essere. Cosa pensi? Che pensieri continui a avere per questo tipo di dirette? Ti chiedo intanto che trovo dove inviare. Allora, secondo me queste dirette sono fantastiche perché intanto c'è la possibilità nel divertimento di parlare del fotografico. Poi ognuno di noi inserisce delle cose diverse, tipo io metto il counseling perché faccio il counselor anche, oltre al fotografo. Ma la cosa interessante è che chi ci segue, chi partecipa ai contest, chi partecipa ai tuoi corsi, ha la possibilità di vedere come effettivamente funziona anche il mercato fotografico, il mondo della fotografia più che il mercato fotografico, no? Quindi questa cosa qua è veramente arricchente, perché il corso di per sé non ha un senso se tutti ti dicono sempre
metti il diaframma a 5, metti il diaframma a 7, metti i tempi a 1/200 e gli ISO a 1000, o no, gli ISO a 1000 mai, bisogna avere gli ISO a 100 perché altrimenti c'è il rumore del sensore. Ma chi se ne frega del rumore? Anzi, più rumore c'è meglio è, perché certo, e la foto è reale come la vita, e la vita non è mai perfetta, no? E quindi vedere il vero mondo, che è quello che anch'io ti porto qua nelle trasmissioni, e te lo porto anche quando facciamo i corsi assieme, ad esempio, no? Quindi questa è una figata, perché il fotografo come nasce veramente? Ci sarà un inizio in cui hai bisogno di guardare come si fa la fotografia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dopo un po' tu devi approcciare la fotografia con il tuo sapere, con quello che sei tu e il tuo carattere. Questo è importantissimo. Scusa un attimo, ti interrompo. Yes. Ti interrompo perché Nick Crower è venuto, ci ha fatto un ride con i suoi rider. Un applauso. Un applauso a Nick Crower. Grazie ragazzi, grazie per essere qui. Grazie per aver pensato a noi. Siamo in una serata, aspettate che mi metto per salutarvi, siamo in una serata fotografica, non eravamo da un po' live su Twitch. Se amate la fotografia, mi raccomando, rimanete con noi perché stiamo decidendo qual è la foto migliore del contest Reset. Tra le altre cose ti devo dire, Massimo, tu forse non conosci il nostro Nick Crower, no, ma è una persona, secondo me, meravigliosa dal punto di vista umano, okay, e che realizzò anche una bellissima story nei nostri confronti come percorsi creativi, e leggendoci, diciamo così, in quel periodo lì, tra le migliori realtà di Twitch. Fantastico. Quindi è stata veramente una bella soddisfazione. Super. Di cui, insomma, continuiamo a ringraziarlo, e quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, popolo di Twitch, andate, lasciate un cuoricino a chi non se la tira, perché poi il discorso ma del è questo, sempre da tutte le Massimo, parti. Il discorso è questo, noi abbiamo parlato in ambito fotografico, sì, ma anche chiaramente anche qui su Twitch, no, c'è chi, certo, se la tira di, certo, brutto, chi è il figo, chi è così, che quella. Invece, ma posso dirti una cosa? Vai, dimmi, in parentesi, dimmi questa cosa. Più questa te la cosa tiri, più hai problemi di autostima. È così, è così, è assolutamente così. E noi amiamo chi invece è semplice, no? Mm-hmm. Non dico puro, perché puri non lo è nessuno, è io assolutamente no, però amiamo chi fa le cose per amore di farle, hai capito? A me sta sul cazzo chi, cioè lo dico proprio, mi sta sul cazzo chi fa fotografia per il proprio ego, perché la fotografia lui non darà nulla. Solo prende dalla, vero, fotografia per mettersi in luce. Vero. Va bene? Io amo invece chi la fotografia la fa per amore della fotografia. Qui abbiamo dietro, non si vede, forse si vede, qui c'è un libro di Salgado. Io, il giorno 25 io farò un incontro dedicato a Salgado in presenza nel mio studio a Trieste, del mio Salvataggio Fotostudio, ma la prima cosa che dirò è che Salgado non si occupava di fotografia. Salgado non si occupa di fotografia, si occupa di umanità. E ha trovato nel mezzo fotografico lo strumento per raccontarla. Dire. Esatto. Ma non è che si è innamorato della fotografia e poi ha detto, beh, adesso che cazzo ci faccio con questa macchina fotografica? Hai capito? Il discorso è sempre opposto a quello che si pensa. Esattamente. No? E questo fa la differenza, perché lui fa delle foto incredibili e tutto il mondo, compreso, sì, io, siamo distanti anni luce dal suo approccio, sì, fotografico, perché allora della fotografia non fregava un cazzo, quello che interessava era l'uomo. Cosa comunichi? Esatto. Cosa vuoi dire? Esatto. No? Scusatemi, mi sono lasciato andare. Vuoi leggere qualcosa lì per cortesia? Allora, beh, Annina Dolce. Annina, ciao! Un applauso ad Annina Dolce, ciao, che Annina, non vedevo da un po'. Ciao Annina, buona serata. Nick che dice, ma sì, scialla la vita, ci sono già abbastanza problemi fuori Twitch, esattamente. Anche troppi, direi. E poi a Fubit di Fubit sta aprendo adesso un argomento. Vai. Un po' come i feticisti dell'attrezzatura. Mm. E guarda, quella foto lì l'avrei fatta anch'io, però non ho la macchina così grossa come la tua. Guarda, io c'ho una persona a cui voglio molto bene. Sì. Scusate, parlo con la bocca piena, ma tranquillo. Quasi domaccia. Allora, c'è una persona a cui voglio molto bene perché lo ritengo una bravissima persona, però questa persona è presa da sta roba. Lui sul suo profilo, non so se ancora, ma per un periodo, aveva su Facebook la sua foto e scritto il logo I'm Nikon. Ma perché? Io mi chiedo, ma perché? Ma perché? Ma sì, cosa c'entra sta roba qua con la fotografia? Fatto? Ma chi sei? Cioè, ma cosa c'entra? Non sì, c'entra nulla. Hai fatto tu la Nikon, è tua. Sei il capo della Nikon.
Ma cosa c'entra? Quelli che ti scrivono, o se no, aspetta, il top, la foto, postano la foto e sottoscritto fatta con una Canon, sti cazzi, obiettivo, sta minchia, e insomma, tempo, diaframma, ISO. Ma chi se ciava, ragazzi? Ho usato il cavalletto nero. Ma chi se ciava? La foto racconta, sì, no, punto. Mm-hmm. Ma cosa mi frega a me l'attrezzatura che hai utilizzato? A me non mi frega neanche la tecnica che hai utilizzato. A me, cazzi tuoi, quello che hai fatto. La foto mi arriva, mi comunica, sì, no, sì, punto. Esatto. Il discorso è questo, casomai aggiungi un'informazione narrativa. Ma cosa mi scrivi? Esatto. Ole amico, ve prego, per l'amor di Dio, abbiate pietà di me, io non voglio vedere questa roba. Come quando mi vengono anche a me a dire, ma scusa, tu sei più Canon o Nikon? Più Canon, più Canon o Nikon? Io non ce la faccio, vi giuro, non ce la faccio. Ti prego, puoi continuare? Sì, scusami, io dopo mi dimentico. Vai. Allora, Nick, Zach Wilde suona la chitarra meglio del 90% della gente in un video dove usa una chitarra gioco di Hello Kitty. Applausi! Esatto, il mezzo conta, ma fino a un certo punto, ma è vero, è verissimo, assolutamente. Poi Fubit, ultimamente per hobby ovviamente, scatto solo con il vecchio iPhone che mia moglie ha dismesso. Allora guarda qua, io qua c'ho un Android S10 caduto 54.000 volte, io con questo Android ho fatto anche delle fotografie che sono state pubblicate su dei libri. Quindi dipende cosa stai facendo e come lo fai e se sai usare quel mezzo che è... ha dei limiti, ma se tu sai usarlo in un certo modo, quei limiti li fai valorizzare piuttosto che andare a perdere le cose, perché poi ci ritroviamo quelli che vanno a mangiare alla sagra della marmotta catalitica, no? Che alla fine si fotografano il pezzo di polenta con la macchina fotografica da 5.000 euro e loro solo in RAW. Scusa, ma poi aggiungo questa cosa qua. Ma quando appunto andiamo a mangiare al ristorante, ci servono i calamari fatto con la friggitrice Indesit. Ma chi se ciava? Se buoni i calamari, sì, no, basta. E questa esatto. È fatta con il set di pentole della non so che nome. Ma perché per la fotografia esatto. Invece deve essere così? Ma perché? Anzi, arriva quello del comune, tu ordini al ristorante, arriva quello del comune con la terrina. E ti mette la terrina e ti dice guarda questa l'ho fatta io. Ma perché? Non è che se siete vi operano, c'è cioè il dottore che vi fa l'operazione, com'è andata? Utilizzato io voglio solamente i bisturi della Canon. Ma perché per la fotografia deve essere sta roba qua? Ma chi se ciava veramente? Esatto. Poi scusa andare avanti con i messaggi. Assolutamente. Bambini. Allora se amo la fotografia faccio fotografia con qualsiasi cosa. Esatto. Poi ogni fotografia ha bisogno di un mezzo, ma quello dipende da cosa voglia fare dopo, no? Basta che abbia un messaggio e trasmetta qualcosa, esatto. Però in caso di foto didattiche... Andrea. Però in caso di foto didattiche, scrivere le impostazioni può usare, può essere aiuto. Sì, assolutamente, ma didattiche, che poi, tra l'altro, non ha neanche un senso, no? Perché? Te lo spiego. Quando io avevo bisogno di imparare, avevo bisogno di sapere. Abbiamo un ospite qui che è arrivato. Che ci aspetta. Ci sta aspettando, adesso la raggiungeremo. Rimani lì. Ok. Teresa, allora, ti vediamo, rimani lì. Continuo un attimo la spiegazione per Andrea, no? Anch'io quando stavo imparando, insomma, ero all'inizio della carriera, dicevo, ho bisogno di vedere, ma quella foto con che tempi, con che diaframmi l'hanno fatta. Il fatto è che... anche se tu farai lo stesso soggetto, identico, nel medesimo posto in cui hai visto quella fotografia lì, cambierà comunque il tempo, la luce, cambierà, ci saranno più nuvole, meno nuvole, più pioggia, più scuro, più chiaro, non avrai quell'attrezzatura, quindi alla fine non conta niente neanche il diaframma e il tempo. Diciamo che può dare una linea guida, no? Cioè, un'idea. Ti dà un'idea. Se uno non ha l'alba di come approcciare questa cosa qua, sicuramente sapere che per non fare il mosso ho utilizzato quel tempo, per avere quella profondità di campo ho utilizzato quel diaframma ci sta, ma in ambito didattico sì. Se tu hai un tuo profilo Instagram, Facebook e vai a inserire queste cose, ma chi se ciava del non tempo, stai facendo didattica, ma chi se ciava, non mi interessa, quelle sono masturbazioni solitamente e mi perdoneranno chi ovviamente magari insomma, gli sarà capitato di avere a che fare eccetera, quelle sono masturbazioni di chi non fa la fotografia per amore della fotografia. Siamo lì perché se la tirano, perché devono scrivere che hanno
la macchina fotografica nuova. Esatto. Hai capito? Difficilmente esatto. Uno scriverà fatta con una Canon 40D. Perché se uno dice, ah, ma che cazzo, esatto, pezzente, è ancora una macchina. Esatto, ancora quella. Allora, solitamente lo fanno per le macchine nuove o gli obiettivi costosi, ma il fine non è la fotografia. Il fine è apparire tramite la fotografia. Voglio far vedere che ce l'ho più lungo. Vabbè, allora scusate, andiamo avanti. Perché sennò dai, sentiamo, abbiamo l'ospite. Sì, allora, abbiamo Teresa. Teresa. Allora, ciao Teresa. Ciao Teresa. Allora, attenzione, buttiamo... Ha mandato via il marito, credo. Aspetta, aspetta, andiamo sulla foto di Teresa. Teresa. Ecco qua, attenzione, buttiamo dentro Teresa. Super. Wow, ciao. Teresa. Oddio, ciao Teresa, ciao a tutti. Bene, voi come state? Benissimo. Tutto bene, tutto bene. Allora, chiedo una cosa, un favore a Giorgia, questo è un po' più difficile. Giorgia, mi recuperi per cortesia il podcast di Teresa e lo link qui? Mi questa cortesia, se riesci. Allora, intanto facciamo una roba, intanto che c'è Teresa qua, facciamo una roba, che facciamo due parole con Teresa. Ma volentieri. Ciao. Guarda Massimo, che... intanto ho sentito che tu sei un counselor, è vero? Anche io, no. E quindi quando no, ho visto questo so ho detto credere. Wow. Aspetta, prendo la soluzione. Io, tecnicamente sono un gestalt counselor e sono formatore della scuola dove ho studiato counseling. Ok, qui a Trieste. Qui a Trieste, alla gestalt di Trieste. Sì. E sto facendo anche un percorso come costellatore familiare. Ah, ok, anch'io sono costellatrice. Fantastico. Sì, però io avevo cominciato anni fa in una scuola gestaltica, però a Pordenone. Ok. E poi ho proseguito con la sistemica, in realtà ho cambiato versante, però buoni ricordi. Sì, sì. Allora, Teresa, ciao. Tanto come mi fa sempre piacere Super Teresa, posso dire che gli voglio proprio bene. Reciproco. Tra l'altro mi ha anche intervistato, pensa, mi ha intervistato per il suo podcast ed è veramente bravo, oltre che parla benissimo, a differenza mia, con una bellissima voce. Però anche fotograficamente si mette in gioco, sta seguendo dei miei corsi di fotografia e quindi io la ringrazio chiaramente per la fiducia che dà nei miei confronti a livello professionale e a livello umano. Intanto Giorgia, ecco, bravissima Giorgia, grazie, ha postato il link, lasciatemi raccomando. Che carina, grazie. Cosa si mette su Spotify? Un segui, un cuoricino, cosa è che si mette su Spotify? Sì, il segui, sì. Il segui. Ok, sì, sì. Allora Teresa, intanto ti chiedo come stai trovando questa serata? Ma io mi sto divertendo. Allora guarda, innanzitutto mi sono dovuta iscrivere a Twitch per scrivere i commenti, è la mia prima volta su Twitch ed è tutta colpa tua, Demis. Partiamo. Hai fatto benissimo iscriverti, come... hai lasciato il cuoricino al canale, scusami, hai lasciato il cuoricino. Penso di averlo fatto ancora, forse no, non lo so, ma dopo provvedo, verifico. Mi raccomando, mi raccomando. Sì. Beh, quindi sì... È molto emozionante, la prima volta. Infatti quando mi sono messa sulla piattaforma ho guardato il mio ragazzo e ho detto no, mi pento, non mi collego. Perché l'ho fatto? Però poi ormai dado era tratto e bisognava andare fino alla fine. Allora Teresa, come vedi, io con Massimo trattiamo sempre, insomma tu poi sai perché segui ovviamente i miei corsi, la fotografia insomma secondo me è una cosa seria. Assolutamente, Però ci sono varie maniere di parlarne e di argomentarla. Esatto. No? La cosa migliore, secondo me, è sempre l'approccio un po' informale, anche perché io non sono David LaChapelle, sono Demis LaChapelle, eventualmente Demis LaChapelle. Ma ci sta, no? Perché se hai qualcosa da dire, puoi farlo anche in maniera un po' più libera, no? E non impostata, ponendoti al di sopra di tutto e di tutti, che secondo me è un approccio sbagliato. Ma cioè, serve solo per il proprio ego. Il discorso che dicevamo prima. Ed è il nascondere, adesso Teresa mi dirai se la pensi anche tu come me, no? Ma attraverso il mostrarti un'immagine egotica e di grandezza e nascondo tutte le mie fragilità interiori, insomma. Certo. Beh, penso che poi dal punto di vista così creativo questo poi tenda anche un po' o a mortificare o a allontanare. Certo. Dalla propria creatività, quindi è una cosa che dal punto di vista didattico un po' infelice sicuramente. Certo, sì. Certo.
Veramente. Ma io dico sempre che i corsi di Demis io intanto vado perché mi diverto, perché io lo ascolto e è uno spasso. E poi in realtà anche la fotografia io non l'ho presa come mia passione, ma mi sono un po' lasciata catturare e lo faccio un po' così per piacere creativo, anche per utilizzare diversi mezzi espressivi, non sempre quello, ma mettersi in gioco con cose che io non avrei mai pensato, ecco, di fare fotografie, e invece eccomi qua. Allora, Teresa, tema reset, andiamo a prendere la tua immagine. Eccoci qua. Là. Arrossirò probabilmente. Prego. Arrossirò probabilmente perché è una foto per me molto forte. Ma si vede. Intanto l'idea, no? È sicuramente un'immagine che visivamente risulta impattante, no? Quindi in una qualche maniera tu ci hai già catturato, no? Perché un'immagine particolare, un dettaglio, no? Anche lì c'è un tipo di composizione, una bella forza che ci lascia comunque intuire, immaginare alcune cose. Secondo me è anche un'immagine aperta, nel senso che appunto ognuno può in una qualche maniera andare a interpretarla. Perché? Perché all'interno ci sono dei dettagli, che possono essere appunto interpretabili, come la luce, quella cicatrice, il corpo nudo, ma anche come le mani tengono, tengono questa luce che poi c'è il fiato tirato. Esatto. Quindi Teresa, raccontaci un po' come ti è venuta questa idea per il tema reset. Allora, premetto che è una foto che per me ha tante stratificazioni di significati. È un po' difficile renderli, non ce la farò sicuramente. Ho iniziato a esplorare per portare una foto per questo tema, che tra l'altro si agganciava a un lavoro su cui io stavo lavorando come tema. Era molto simile a qualcosa su cui stavo lavorando io su di me. E quindi... all'inizio ho cominciato a fare delle foto per gioco, ho coinvolto il mio ragazzo, siamo andati in giro, ci siamo divertiti, io particolarmente mi sono divertita tantissimo. Siamo tornati a casa, c'era Bora quel giorno e mi ricordo di aver riso tanto, no? E poi però le foto che avevo fatto non c'entravano del tutto il tema, ho detto no, questa cosa non funziona. E poi mi sono fermata e ho fatto quello che Demis ogni 100 ci dice, no? Nei corsi, di riflettere su cosa vuol dire una parola o un tema per noi. Io mi sono fermata, ho detto, e mi è venuta in mente questa cosa. E poi ho cercato di trovare il modo, oscurando un po' la luce, per trovare una luce che fosse adatta al tipo di foto che volevo fare. E poi l'ho fatta. E... Che sensazioni avevi in quel momento? Cosa ti girava dentro? Come? Cosa ti girava dentro in quel momento? Cioè, quando tu hai cominciato a sentire qualcosa, che c'era che girava? Potrebbe essere interessante per chi ci segue sentire cosa arriva dall'interiorità degli altri, no? Certo, ma tra l'altro ho ascoltato poi i vostri commenti prima, è stato molto interessante ascoltarvi. Grazie. I significati che mi giravano attorno erano più collegati ad emozioni anche molto profonde. Questo corpo è il mio. Io ho avuto questo intervento quando ero una ragazzina, avevo 16 anni. E l'ho gestita molto bene, però ci sono alcuni contenuti emotivi più che io forse ho trattenuto, che si sono espressi solo dopo, no? E il lavoro con la creatività che io faccio è volto proprio anche a tornare a un sentire alcune cose. Nel mezzo fotografico, in questo caso, per me è stata una bellissima occasione per... come dire, entrare in contatto con questi aspetti un po' più profondi. E vi dirò che dopo aver fatto questa foto l'ho rivista tante volte, anche magari nelle pause lavorative mi mettevo lì e la guardavo e mi sono accorta, è stato bellissimo per me come esperienza, mi sono accorta che per la prima volta io ho guardato questa cicatrice da questo punto di vista, perché vederla da fuori è diversissimo per me che vederla
da qui. Certo. È diverso, è stato molto bello, molto, molto... È stata spettatrice di te stessa, una cosa che solitamente mentre la vivi in prima persona... Vederla da fuori come la vedono gli altri è stato diverso per me, e tra l'altro poi l'ho coperta un pochino perché procede ancora un po' più giù. La luce che ho messo per me voleva significare sì il reset come cicatrice già di per sé, però anche il fatto di aggiungerci una luce, come dire, metterci anche un po' la speranza per alcune cose, perché non volevo che fosse vista solo come un aspetto negativo o certo. di sofferenza, che qualcuno giustamente prima ha sottolineato e c'è sicuramente, però volevo metterci anche la luce per il fatto di, come dire, andiamo avanti e troviamo anche gli aspetti creativi nonostante tutto, no? Esatto, perché poi è un momento dirlo, da così davanti a tutti poi. E poi giochi con quella parte traumatica e quindi facendo la foto giochi con quel trauma, no? Quel trauma fisico, sì. Che è il ricordo di un'operazione, quindi a quel punto annulli quasi il dolore che c'è, no? Perché lo sublimi su un'altra cosa che è la parte artistica. Sì, esatto. Mentre prima magari lo facevo... è stato bellissimo per me fare questa foto, proprio per questo motivo che tu hai espresso, assolutamente. Sì. Ma guarda, io trovo che sia molto interessante. Intanto, secondo me, bisogna sempre dire grazie a chi ha la forza, Madonna, di mettersi in gioco. Assolutamente. In una maniera così importante, profonda. Sì. No? Ma vedete, questo è anche il bello della fotografia. Sì. Il fatto di dare qualcosa agli altri, no? Anzi, questo è il succo della fotografia. Esatto. No? Quando si dice ho preso un'immagine, ho catturato l'immagine, noi stiamo dando qualcosa. In questo momento, infatti. Teresa, in questo conto, insomma, in questa situazione, ha voluto dare qualcosa di sé agli altri, che diventa un attimo di riflessione, che andiamo, sottolineo, fortunatamente, oltre... alla fotografia, cioè oltre al gesto pratico della fotografia, che trova sempre il tempo che trova, no? E questa è la narrazione che ci interessa, che ci piace, no? La fotografia ha questo scopo, il fatto di raccontare storie. In questo caso il racconto di Teresa rende, secondo me, partecipi un po' tutti, perché come accennavamo prima, l'idea della luce, della cicatrice può essere una metafora in cui tante si trovano, che raccontano la propria vita, esatto. No? un disagio subito, un forte trauma subito, eccetera, ma tu hai voluto aggiungere la speranza, la luce, la rinascita, il reset, e questo è un elemento fondamentale, e penso che tutti noi abbiamo bisogno di questo reset, no? Quindi ci dà un messaggio assolutamente positivo e di speranza, insomma. Sì. Tra l'altro, una cosa che volevo aggiungere, Demis, che io ho pensato mentre ho fatto questa foto, io mi sono... intanto è bellissimo che organizzate queste cose, lo trovo veramente fantastico. Però una cosa che alcune volte ci hai detto nei percorsi fotografici è l'importanza del gruppo. E nel guardare le foto che ho visto fare... da alcune ragazze nel primo corso, dove io non sono riuscita a fare granché tra una cosa e l'altra, mi hanno veramente molto ispirato, mi hanno acceso un pochino le idee, quindi adesso non lo so, proverò a fare altri esperimenti, però assolutamente bellissimo il poter vedere anche le foto che ho visto prima, ce ne sono alcune veramente bellissime, molto bello veramente, grazie. Guarda, prima di salutarti ti lascio con questo messaggio di Giorgia, che scrive: è bello che tu abbia dato una connotazione positiva a qualcosa che comunque ti cambia non solo fuori ma anche dentro. Grazie. Teresa, noi ti ringraziamo, rimani con noi. Grazie mille, sicuro. Sai un po' qual è la foto che noi riterremo assieme a voi quella più meritevole. Mi raccomando, come sempre, è un gioco. Quindi dovete prenderla per tali. Qui siamo due cazzoni che parlano di fotografia. Quindi prendeteci
come volete. Prima che vai via, scusa, mi dici sì? I tempi di diaframmi che hai usato? E che macchina? Non mi ricordo, è la Canon. No, stavamo scherzando. Dopo non mi ricordo più, chi se lo ricorda? Ci giuriamo la registrazione. Non vogliamo saperlo proprio. Grazie. Ciao. Molto carina questa cosa, no? Sì. Del fatto delle persone. Allora, noi, scusate, andiamo un po' più veloci perché sennò non li mandiamo più a dormire. Diciamo che avevamo, poi passevamo, appunto, dopo Cristina che non c'era, ma di cui abbiamo già parlato, non c'è. Chi c'è? Non c'è. Quello dopo è Andrea Pangoni. Andrea Pangoni, chissà se Andrea Pangoni c'è e ci segue. Andrea, se c'ha nel frattempo RetroPie dice che è simpatica. Giorgia dice alla mia stessa Canon. Io ho la cinghia uguale. Esatto. Anzi, quella è evoluta. Esatto. Io ho comprato la stessa cinghia che tiene Salgado. Esatto. Le mie foto sono Valentina migliori. Dice vero, il gruppo insegna e fa crescere. Grazie Teresa per esserti raccontata, dice Valentina. Sì, bellissima. Sì. Allora, credo che Andrea non ci sia, quindi andiamo avanti. No. Avevamo già parlato comunque di questa immagine qui. Peccato, no? Peccato, un gran peccato. Cioè, io ho detto a tutti che c'eravamo questa sera. Ti fai il contest, ma verrai al contest? Perché vuoi vincerlo anche? Ma no! Vieni e vuoi vincerlo? Io dico, provocatiamo. Esatto. Provocotiamo? Provocotiamo? E così, cosa vuoi che ti dica io? Così, vediamo se c'è Claudio. Prima l'ho visto. Ma scusa, l'ho vista perché mi confondo nell'immagine. Questo probabilmente era il vediamo, messaggio. Vediamo anche qui. 20 secondi, vediamo se c'è anche di questa immagine. Avevamo parlato, vediamo un attimino. Mi sa che non c'è Claudio. Niente. Non arriva. Andiamo avanti. Denise Zerier, vediamo se Denise c'è e ci racconta qualcosa in più su questa immagine. Denise, che costoli della mamma, assolutamente. Ora li mangeremo. Adesso fuori. Intanto che aspettiamo, vediamo se c'è Denise. Denise non c'è. Niente, andiamo avanti. Andrea sì che c'è. Vai Andrea. Ah no, Denise c'è. C'è Denise. Torniamo indietro. C'è allora, Denise. Denise, se vuoi ti mando il link, se hai una webcam e un paio di cuffiette col microfono e ti butto dentro in trasmissione. Altrimenti, se hai piacere, cioè non hai voglia di tutta sta roba qua, ci puoi mandare un messaggio vocale su Telegram dove ci racconti qualcosa, ma non so come si fa. Ti do un link, tu ci devi solo cliccare sopra e sei connessa. Ti ho scritto. Vediamo. Guarda, io ti passo un cannolo ripieno. Mm-hmm. Allora, intanto che tu mandi il link, dunque, io Denise la conosco anche perché aveva già fatto dei corsi con te, l'avevo conosciuta quando avevamo fatto anche il corso di fotografia misto a counseling, no? Perché passavamo attraverso il conoscere se stessi attraverso l'immagine. E quindi ho visto che lei ha sempre delle idee particolari. Molto particolari, sì. No? Allora, Denise ci ha mandato un estratto, diciamo sì. Così. Quindi non compare in non video. Non compare là, però ci ha mandato un estratto alla frutta. Alla frutta, assolutamente. La frutta ci dice, ad ogni età c'è la sua attrezzatura. Che tu sia giovane o anziano, non importa, perché hai comunque bisogno di resettare e cominciare di nuovo, dice. Interessante. Perché effettivamente ogni nostra epoca, ogni nostra età ha bisogno di alcuni reset. Io per esempio ne ho fatto uno importante sui 45. Mm-hmm. Ho proprio resettato la mia vita per delle problematiche che mi sono successe. E quindi anche in questo caso ho fatto un reset. Mi permetto di chiederti, sì. Massimo, no? Sì. Il reset, quindi abbiamo sentito Teresa prima, no? Sì. Adesso sentiamo te. Tu reputi questo reset sia stato alla fin fine positivo? Cioè nel senso sì. Qualcosa che è accaduto che ti ha costretto, ti ha portato sì. Un pensiero per esattare, sì. Lo trovi alla fine dei conti totalmente. Qualcosa che ti sembrava insormontabile forse? Totalmente, anzi in realtà è cominciato forse prima dei 45, attorno ai 38-40 più o meno, in quei due anni lì. Mm-hmm. Ho avuto delle problematiche di vita che mi hanno portato ad avere dei problemi sia relazionali che di lavoro, che con la famiglia, cioè veramente
dove mi giravo vedevo problemi. E tutto quello che è successo è partito da un elemento scatenante che non riguardava la mia sfera lavorativa, ma in realtà riguardava ampiamente, perché i sistemi, ti parlo da costellatore in questo momento, noi siamo noi in un sistema che sta in un sistema più grande, che sta in un sistema più grande, che sta in un sistema più grande, no? Quindi arrivi al globale. Sì. E io sono stato uno delle vittime, ho subito una parte dell'ondata del crollo economico del 2008. E quindi il mio lavoro è cambiato sostanzialmente da quella volta lì, no? Rispetto, certo, a come ero abituato a lavorare io fin quel giorno là. Chiaro. E questo ha fatto sì che io abbia dovuto resettare completamente tutto quanto. Però l'ho evitato in tutti i modi, ho resistito all'ondata in tutti i modi, sono diventato quasi un naufrago, ma a un certo punto ho girato quella roba in un modo completamente differente che mi porta oggi a dire: ma beato il Dio che mi ha mandato quell'onda lì. Ne abbiamo parlato alle volte, c'è un bellissimo libro che si chiama Antifragile, sì, che racconta proprio questo. Sì. Nel momento difficile tu non devi solo resistere, devi trasformare quel momento difficile in un punto di forza. Esattamente. No? Questa è l'antifragilità. Comunque sì, abbiamo anche Pamela che ci dice: anch'io ci sono, ma non sono brava a parlare. Adesso vediamo. E Eli ci dice: il problema è quando vorresti resettare tutto, ma non puoi farlo, dice. Comunque, restiamo un attimo qui all'interno dell'immagine di Denise. Interessante questa frase, Eli. Interessante, perché io per esempio non vedevo sbocchi in quel momento e avevo davanti a me il muro nero, no? Poi ho resettato in un certo modo, facendo un processo. Quindi sì, non voglio criticare quello che dici. Però. Guarda, c'è Giorgia che aggiunge: arriverà il momento in cui, anche se non puoi, ma devi farlo. Devi, sì, farlo. Chiaramente, se vuoi riprendere in mano, sì, sì, una certa situazione, sì, non, sì, essere, come hai detto tu, essere un naufrago. No? Ma io ti ho parlato di naufrago perché c'è stato un momento in cui mi sono percepito in un oceano di notte con la pioggia e la tempesta, e potevo salvarmi, potevo restare a galla perché avevo un piccolo rametto, no? Non avevo un legno, avevo un rametto. E per me quel rametto al quale mi aggrappavo, che è la metafora dell'attaccamento che abbiamo alle cose, no? Sì. E lì io, se mollavo quel rametto, mi annegavo. A un certo punto c'è stata come una voce che è arrivata o dal fuori, da dentro, io non mi ricordo cosa è successo quel giorno, perché ero di notte sveglio con questa, certo, specie di incubo, e questa voce mi ha detto: molla quel cazzo di legno. Io l'ho mollato e subito dopo si è acquietato il mare, certo, ho visto la luna, e quindi ho fatto una trasformazione interiore che poi nel trascorso della realtà mi ha portato a questa situazione qui, insomma, che conosciamo. Esatto. Eli aggiunge: non dipende solo da me, però faccio i complimenti a Massimo per averlo fatto. Ma vedrai, Eli, che secondo me la vita poi, quando abbiamo quei problemi che crediamo insormontabili, in realtà insormontabili non sempre, insomma. Sì, noi li vediamo insormontabili, no? Perché ci stiamo dentro. E poi assumiamo certi strumenti che ci portano, con qualcuno tipo uno quello come me, per dire, un counselor aiuta, ti dà degli strumenti per superare quello che pensavi di non riuscire a superare, no? Noi ringraziamo Denise anche per la spiegazione che ci ha dato, di cui ne facciamo chiaramente, sì, ne facciamo tesoro. Andrea ovviamente c'era, mi sembra che ci aveva scritto che ci sono, vediamo Andrea l'avevo visto il prima Dots, che l'ha detto, sì, no? Vediamo se il Dots c'è. Non so, Andrea, cosa ci aveva detto? Che aveva il gatto in calore, no? Cosa avevo letto di Andrea? Aspetta, ci aveva detto qualcosa che forse aveva difficoltà, però vediamo, sto cercando. C'ho il gatto in calore. Cioè, no, aspetta, non so, scritto il gatto quindi in calore. Vuole tombare. No, aspetta, non so cosa ci aveva scritto Andrea, però vediamo se ci scrive nuovamente. Grazie a voi, ci dice Denise, però mi raccomando, rimanete qui che dovete scoprire poi qual è l'immagine, esatto, vincitrice. Allora, Andrea, al momento non lo sentiamo, proviamo ad andare avanti, magari ci raggiunge dopo. Lorenzo Parenzan, io gli ho mandato anche il link, quindi non so, non lo vedo qui collegato. Lorenzo prima era dovuto uscire.
Allora, Andrea mi aveva mandato. Allora, Andrea ci scrive. Ci ha scritto Andrea Pangoni. Aspetta un attimo, torniamo un pelo indietro. Andrea mi scrive: ciao Demis, non so se riesci a leggere, ma non posso scrivere nella chat. La mia descrizione ce l'hai. Non riuscirò a partecipare attivamente alla diretta perché non sto tanto bene, purtroppo. Allora, devo trovare. Girgo, dove... sei la gatta pazza. Ok, è arrivato. Eccolo a Lorenzo. Allora, è per un attimo però. No, dov'è? Ci sono, dice Lorenzo. Ok. Allora, Lorenzo, se puoi collegati al link che ti ho dato, se è una webcam è una cosa, e devo trovare però l'email di Andrea, che però adesso sarà un casino perché vediamo se la trovo. Vediamo se trovo dove mi ha mandato la descrizione, però. Perché Andrea, se puoi, fammi... Andrea Pangoni, parlo. Poi... riscrivimela, riscrivimela che la leggo. Allora, guarda, c'è Andrea. Allora, andiamo sull'immagine di Andrea. Scusate che passiamo da una cosa all'altra. Scusate, c'è Lorenzo, passiamo all'immagine di Lorenzo. Ecco qua, allora, buttiamo Lorenzo. Dentro Lorenzo. Eccoci, ciao Lorenzo. Ehi, ciao, com'è? Lorenzo, buonasera. Buonanotte. Ciao, ciao Massimo. Sì, buon mattino ancora un po'. Buon mattino ancora un po'. Allora, Lorenzo, intanto spero tu stia bene. Sì, abbastanza bene, dai, non ci lamentiamo, dai, non più okay, di tanto, allora, anche perché non serve lamentarsi. Bravissimo, allora raccontaci un po' di questa immagine, il reset, insomma, che stavamo cercando io e esatto, Massimo. Che cercavamo il significato, no? Allora, questa immagine qua rappresenta un po' la ripartenza verso un posto nuovo, una vita nuova, un qualcosa di nuovo, praticamente... Io mi sono immedesimato un po' in questa persona qua che ho visto sul treno mentre andavo a Venezia. Io avevo appena litigato con la compagna con cui stavo, quindi era una situazione un po' particolare, mi sentivo particolarmente solo in quel momento, e vedendo questa persona mi sono un po' immedesimato in lui, che andava verso chissà Dio dove, guardando il telefonino, un libro, non ricordo cosa stesse dicendo, e mi ha incuriosito in particolar modo. Quando ho cominciato a fare qualche scatto così un po' di nascosto, ho notato che al di fuori c'era questa petroliera al largo, che era sola, come era solo poi il ragazzo, no? sul treno. E facendo una serie di scatti sono riuscito a beccare questo buco in mezzo alla vegetazione, che mi dà questo senso di movimento, no? E quindi... Movimento di città insieme. Il movimento del treno, il movimento delle persone che va verso un posto ignoto, un posto a noi sconosciuto. Quindi si sta spostando da... Lorenzo, perdonami solo un attimo. Io vorrei intanto dare il buonasera ai Nerd Sbagliati, che è un altro canale che sono super, secondo me. Quindi diamo il buonasera a loro. E attenzione che Artesti Libero, che è Andrea Pangoni, ci scrive appunto: ciao, sono Andrea, scusate, non sto troppo bene, vedo quanto riesco a resistere. Andrea, se hai piacere, fammi la cortesia, riscrivimi il testo almeno della tua immagine, così poi lo associamo all'immagine, non ti chiamiamo dentro visto che stai poco bene. Scusami Lorenzo, vai. Sì. Niente, in buona sostanza io l'ho letto in questa maniera qua, la nave rappresenta un po' quali sono gli affetti di questa persona che sta andando via, l'amore, la famiglia, qualcosa di intenso. Il rosso un po' richiama anche l'amore, qualcosa di caloroso, focoso. Sì. Quindi lui è in questa penombra, in questa zona cupa che rappresenta il suo stato d'animo, perché sta lasciando la sua casa, i suoi amici, la sua famiglia, i suoi amori, il suo amore per andare in un posto nuovo, però ce l'ha ancora dentro nel cuore, no? Diciamo, è una situazione un po' cupa, un po' triste, che rappresenta anche un po' il mio stato d'animo attuale, diciamo. Certo, okay. Lorenzo, ma intanto grazie per aver condiviso, no? Come il discorso abbiamo fatto a Teresa, né? In questo caso nasce da una sofferenza sentimentale, no? L'idea di questa immagine, quindi sicuramente di questo ovviamente ti ringraziamo. In questo caso, secondo me, narrativamente, se posso, l'immagine sarebbe risultata più forte nel momento in cui magari il ragazzo non guardava il telefono, ma guardava proprio la barca, guardava la barca, no? Quindi quello, sì. Cioè, verso
l'obiettivo, tra virgolette, verso cui era diretto, no? Mm-hmm. Sicuramente l'immagine mm-hmm. avrebbe, secondo me, tratto più forza a riguardo. Comunque mm-hmm. una buona immagine, no? Tecnicamente, mm-hmm. Eccetera. È bella, secondo me, ovviamente il motivo per cui è nata questa immagine, no? È anche qui un esempio come in realtà quello che ci fa soffrire, no? Diventi comunque, alimenti quello che è la creatività. No? Esatto, io riporto nella sofferenza spesso, riporto un esempio abbastanza divertente che raccontò Troisi e Pino Danieli in un'intervista a Gianni Minà, quindi parliamo uh-huh. di tempi incredibili. C'era Troisi, uscì col suo film, credevo fosse Amore, invece era un Canesse, e la colonna sonora gliela fece Pino Danieli. E Pino Danieli raccontò che per scrivere quella canzone, tu dimmi quando, come sì. si chiama il titolo, insomma non me lo ricordo, disse che nacque da una sofferenza che durava anche lì di un anno e mezzo, no? Per scrivere poi questa canzone. Sì, no? Sì. E lì scherzò Troisi e disse a Mina, pensa, lui per scrivere una canzone di 3 minuti è stato male 1 anno e mezzo. Pensa io per fare un film di 2 ore, quanto sono stato male, no? Però insomma questo secondo me dà l'idea di come, anzi soprattutto nei momenti un po' più di sconforto, già. La creatività ci aiuta già. A esorcizzarla, comunque a raccontarla, a tirare fuori qualcosa, no? E dopo nel momento in cui riesci in una maniera a scaricarla fuori, quella sofferenza diventa, tra virgolette, interpretata un po' da tutti e magari noi ce ne siamo anche un po' liberati. Sì, no? Assolutamente. Lorenzo, diciamo che nel ciao, momento... Lorenzo. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie. Continua a seguirci, mi raccomando. Ciao. Vai tranquillo, ciao. Ok. Allora, Andrea ci ha scritto. Vuoi leggere tu per cortesia quello che ci ha scritto Andrea Pangoni? Sì. Allora, in primo piano abbiamo la protagonista dei 3 soggetti presenti nella foto, la mano. Una mano che vuole portarci con lei verso l'ignoto, abbandonando il conosciuto per lo sconosciuto. Secondo soggetto della foto, che agli occhi di noi spettatori appare sfocato, buio. Ma dietro questa sfocatura e tutte queste ombre, il terzo, ma non meno importante soggetto, è la luce, una luce che simboleggia la crescita, il miglioramento, la realizzazione di questo percorso, infine ci porterà a raggiungere. Che è quella lettura che davo io prima. Esatto, esatto. Tra l'altro io vorrei aggiungere una cosa. Andrea è veramente, secondo me, un ragazzo che se continuerà a impegnarsi, cioè uh-huh. mettendo lo stesso impegno che sta mettendo sì. nei corsi di fotografia, sono certo che a livello autoriale è qualcuno che ha da dire qualcosa. Beh, questo è interessante. Okay? E quindi chiaramente io lo sprono, ma gliel'ho già detto in separata sede, lo sprono a mettere il stesso impegno che sta mettendo adesso, anche, cioè, proseguire con questo impegno, no? Perché sì. poi noi sappiamo, alle volte la passione nasce, muore, no? Si brucia velocemente, sì. ma credo ti che Andrea, l'impegno che ci mette dimostra in una qualche maniera che ama la fotografia sì. prima che utilizzarla per se stesso mm-hmm. lo fa per amore della fotografia sì. e questa è una cosa che io gli riconosco e gliel'ho detto, quindi grazie Andrea, anche se stavi poco bene, di averci lasciato questo messaggio, mi raccomando sì. rimani con noi, anzi io vorrei fare un piccolo esperimento con le persone che ci sono, condividete la live sui vostri social un esatto, attimino fatelo. Condividetela, fate sapere che esiste c'è una realtà. Un senso di discutere le foto in questa maniera, ha un senso, ma chi lo fa, ma chi è lo fondamentale fa, ragazzi, ma chi cioè lo fa? Io magari che avessi avuto un'occasione del genere quando ero giovane, che mi avessero spiegato le foto perlomeno da un punto di vista critico, no? Che ti, certo. Invece c'era sempre quello no, che ti io diceva, sono Nikon, io sono esatto, Canon, esatto. Eccetera. E qui l'albero dovevi metterlo sulla sinistra perché la regola dei terzi, ma sì. vaffanculo, io l'albero dovevo mettere al centro, metto dove cazzo doveva essere statica quella foto. Ok, quindi grazie Andrea Pangoni, grazie, rimani con noi, mi raccomando, se stai per svenire, lascia comunque la live accesa, condividete la live sui vostri social, fateci questa
cortesia, nel senso aiutateci sì, a divulgare la buona fotografia. Anche perché se voi le condividete, abbiamo sempre più gente, noi invece di prendere 2.000 euro al giorno, esatto, come 5.000, almeno c'è minimo 5.000, e così potremmo cominciare a tirarcela come gli altri, no? Senti, mi puoi leggere Andrea invece Dots, allora, e questa immagine qui? Comunque per la foto l'idea era quella di cimentarmi in un progetto a lungo termine che ho realizzato un po' di tempo fa. Visto il tema del contest, l'idea era quella di concepire il reset delle stagioni. Sì, che veniva fuori questa cosa. E leggendo il tuo testo mi hai ricordato il film Smoke, no? Che è il progetto a lungo termine. Che non so se tu l'hai visto. No, non l'ho visto, ne ho sentito parlare. Con Harvey però. Keitel. Sì. E c'è questo qua che fotografa da decenni il suo negozio. Nello stesso punto, come no? Per decenni, sì, ogni sì, giorno sì. Ho visto, no, ho visto una parte. Allora, ho visto una parte probabilmente su YouTube. Sì. No, no, interessante questa Smoke cosa qua. Ma sai cos'è? È uno dei film da fotografo. Il tema, comunque, il tema che muove Andrea, il tema del luogo e del tempo, è un discorso secondo me molto interessante. Mm-hmm. Anche perché spesso facciamo finta che anziché durare un anno, no? E questo fosse un lavoro che dura 10 anni, 20 anni, 30 anni. La cosa incredibile è che i luoghi rimangono più o meno quelli. La cosa che però fa pensare è che tutte le persone che ci stavano attorno sono cambiate, sono cresciute, qualcuno è nato, qualcuno è morto. Quello è un tema, secondo me, che mi ha sempre affascinato. Ti faccio un esempio stupidissimo. È il tema delle stagioni umane sulle stagioni della natura. Bravissimo. Ma ti faccio un esempio stupidissimo. Quando ancora non me ne fregava niente della, non me ne fregava niente della fotografia, ricordo che con un mio amico comune, che andavamo sempre a bere, eccetera, no? Ci lasciavamo, non c'era il tempo di telefonini, ci lasciavamo dei messaggi sotto ad alcune pietre che sapevamo... Ah. Muovere lì se uno era in ritardo, eccetera, ci troviamo. La cosa interessante è stata rivedere le stesse pietre a distanza di anni, io con un figlio, lui con due figlie, fantastico, eccetera. Questa cosa ci ha portato, ma guarda, è la stessa pietra, ma come siamo cambiati noi? La pietra è identica, ma noi siamo completamente mutati, no? E questa è una cosa che a me ha sempre emozionato anche, assolutamente, ti dico la verità. Quindi grazie Andrea, grazie anche per la tua testimonianza, andiamo avanti. Cosa dice? No. Il film, presumo. Ah, ok. Il film che hai, che sì, hai sì, sì, letto. Sì, sì. E c'è anche Zoro, se poi... Allora, è appena arrivato, sì. E tu a questa delle stagioni hai il suo perché? Ah, perché rispondeva ad Andrea. Hai il suo perché, anche io sto cercando di fare qualcosa di simile nel tempo. Sì, sì. Zoro, però rimani in contatto con noi, no? Io non so di che città tu sia, però sappi che se ti piace e interesse... I miei corsi di fotografia si possono seguire anche online in diretta tramite Zoom, quindi se hai piacere o hai piacere di fare una chiacchierata con Massimo, no? Eccetera, insomma, rimani in contatto con noi perché fino adesso ti sei dimostrata persona interessata, interessante, stai partecipando e quindi è bello avere dei contatti con delle persone così. Quindi, reset l'abbiamo visto, ecco Pamela, adesso non so se Pamela... può scriverci, guarda, vi seguo da quasi all'inizio con piacere. Grazie Zoro, grazie di cuore. Se hai piacere Zoro, lasciarci un cuoricino al canale YouTube, questo ti ringrazio, troverai anche delle pillole fotografiche, altre interviste fatte da altri fotografi o comunque qui il cuoricino su Twitch. Allora Pamela, so che Pamela ci ha scritto che ci segue, ma ha scritto che non è brava a parlare. Però Pamela, ci ha scritto qualcosa? Prima ha scritto, però se tu hai piacere Pamela di lasciarci una traccia scritta del tuo lavoro, di lasciarci, ho visto che sei arrivata su Telegram, di lasciarci un vocale su Telegram, o se vuoi buttare da matto e vuoi collegarti con noi, fammelo sapere che ti mando Pamela, butta da matto il link, ti mando il link diretto. Pamela, bisogna fare i fotografi veri, quelli che si buttano da matti. Poi Pamela è brava, anche Pamela è una che è molto a fuoco, quindi vediamo se c'è o magari si è assopita nel frattempo, io spero di no, ma insomma vediamo un po', e nel frattempo che aspettiamo Pamela, mi raccomando, condividete la live. Eccola. Ok, manda il link. Grande Pamela, applauso Pamela, grande. Allora aspetta che adesso ti mando il link, così mi piace, queste persone mi piacciono. Allora copiamo, come i vecchi fotografi d'assalto, certo, cioè, qui si bisogna mettersi in gioco, la fotografia esattamente è mettersi in gioco.
Allora, Pamela, ti mando il link tramite Telegram. Allora, Pamela. Tac, mi raccomando, non divulgare questo link, se no si collegano tutti. Ecco qua, mi raccomando, da Chrome, se puoi, da Chrome come browser, o insomma, collegati e vediamo cosa accade. Ti ho mandato il link. Ecco, vedo che è in linea, quindi starà copiando il link, poi anche dal telefono, come ha fatto Lorenzo, perché avevo visto che Lorenzo era in verticale, quindi sicuramente ha utilizzato il telefonino. Come ti piace la serata, Massimo? Assolutamente no, pensavo di andarmene via già dopo i primi due minuti. No, è una serata fantastica, è bella, bella viva, bella attiva, mi piace tantissimo. Poi, guarda che Pamela, ha acceso anche la luce, quindi direi, vediamo se si sistema. Faccio un cenno che possiamo portarti in live, Pamela. Adesso è un po' bloccata. Ti vediamo nei camerini. Ci fai un cenno, Pamela? Ci fai un cenno che ti portiamo dentro? Ma secondo te sei frizzata? È frizzata, sì, è bloccata. Ah, è frizzata. Aspettiamo un attimo perché la vediamo frizzata. Pamela frizzata. E brava, esci, rientra. Eccola. Attenzione, vediamo tutto nero. Peccato, c'eravamo quasi. Sono momenti di tensione questi qua. Esattamente. E cioè, altro che Sanremo, ragazzi, buco che se ne va. Noi non sappiamo se Pamela arriva. Questo è quello che ci emoziona. Allora, Pamela, io ti consiglio, prova a uscire e rientrare. E vediamo che succede. Vediamo questi momenti, così anche un po' di tensione, no? Li percepisci? Sì. Eccola. Guarda, abbiamo due Pamele. Ma questa volta buttiamo dentro lei prima che sia troppo tardi. 2, 3, via! Via! Ecco Pamela, ciao. applausi a Pamela, ciao Pamela, ben arrivata. Ciao. La vediamo frizzata però, accidenti. La vediamo nuovamente frizzata, aspetta un attimo, le interrompo un attimo. Allora Pamela, guarda magari la connessione com'è, magari hai problemi di connessione, non lo so, se puoi mettiti vicino dove hai più campo. Vicino a una finestra. Magari. Vicino a una finestra. Eccola, la rivediamo, eccola, buttiamola dentro, eccola. 1, 2, 3, vediamo se possiamo, 1, 2, 3, via. Ta-da. Eccola, sì, riusciamo finalmente, ciao Pam. Ciao, mi sentite? Ciao, sì. Ti sentiamo. Non posso urlare con i bimbi che dormono. No, tranquillo, okay. Ho beccato prima Pamela due volte, non ci siamo mai visti in città, dai. Due volte. Ma non ci posso credere. Due ore, presumo, su qualcosa di simile. Allora, Pamela, intanto spero che la serata ti stia piacendo. Sì, interessante. Bene, allora tra l'altro, adesso la lascio parlare, dopo ti dico qualcosa. Vai. Quando. Vai Pam, dici come hai costruito questa immagine e cosa ci volevi comunicare. Allora, l'ho fatta all'ultimo momento, ho obbligato il mio bimbo e mio marito a fare da modelli. E infatti la mano sopra del mio figlio e sotto di mio marito. E volevo comunicare semplicemente che premendo il tasto dell'orologio si resettava il tempo e la mano tornava giovane, come per dire voglio tornare indietro nel tempo. Ok, c'era la circolarità del tempo, quindi. Esatto. Le due mani avevano quella funzione. Formano che avevamo proprio, detto, no? Esatto. Esatto, sì, avevate capito, insomma, il senso. Cosa qua. Allora, tra l'altro io devo aggiungere che è un'immagine che racconta, ma non ha lasciato in secondo piano quello che è anche l'estetica dell'immagine. Esatto. Perché ricordiamoci, io parlo spesso di narrazione, no? Ma non significa, cioè, ovvero, la narrazione per me è sempre più importante della valenza estetica dell'immagine. Sì. Io personalmente preferisco sempre premiare, diciamo, un'immagine in cui l'autore ha dimostrato di essere tale, sì. No? Perché sappiamo, Toscani insegna, il fotografo è finito, l'autore invece è colui che serve nel mondo odierno, no? Raccontare storie è la funzione del fotografo, certo. Del 2024, diciamo così, no? Però anche l'estetica gioca un ruolo fondamentale perché riesce a catturare l'attenzione delle persone, no? È molto più probabile che una persona si soffermi su un'immagine esteticamente piacevole piuttosto che un'immagine confusa o totalmente incomprensibile, no?
In questo caso le due cose si uniscono. Pamela, devo dire che è sempre molto attenta a quello che è l'estetica dell'immagine, almeno nei lavori che porta all'interno del percorso fotografico. Ci conosciamo, insomma, da qualche settimana, diciamo così. E devo dire che lei è una ragazza che si impegna, un po' il discorso che facevo per Pangoni prima, sì. Per Pangoni. Sono due persone che si impegnano e il compitino che viene assegnato non lo fanno perché hanno pietà di me o perché bisogna farlo, lo fanno, si vede che hanno comunque che c'è un interesse di sviluppare, esatto, qualcosa, c'è il piacere di farlo, dopo magari i tempi sono quelli che sono, un po' mi odieranno, certo, un po' mi ameranno, insomma, eccetera, però si vede che c'è l'impegno, c'è qualcosa sotto, no? Sì, ma sì. Aggiungo che queste mani, questa costruzione, no, ha qualcosa a che fare anche con la pittura, no, da cui poi deriva fotografia, no, questa grazia che c'è, sì, nella, esatto, posizione delle mani, tenere, no, la mano così, esatto, no? Quindi si nota che c'è una certa cura e anche, sì, una certa consapevolezza nel realizzare un'immagine così, no? Ovviamente, sì, sì, è un'immagine uscita per caso, ha fatto allora, questa, sì, no? Anche perché le cura della luce, no? Cioè, la luce verticale, ma guarda questo maglione, esatto, che bene che sta così ringrinfito, perché crea questo movimento, le pieghe di ombre del e luci, tempo. Le pieghe del tempo, possiamo leggerle ovviamente, no? Però... Ma infatti gli avevo fatto cambiare maglia, vedi? Molto bella, tra l'altro l'avevo scelta, io gli ho detto questa qui con questo tessuto mi va bene. Sì. Allora guarda, Eli dice questa foto mi colpisce tantissimo, la Eli 8011 ti dice questa cosa qua, c'è Tom Bombadillo che saluto, l'amico Tom Bombadillo, bella Demis e ospiti, un salutino, quindi grazie Tom Bombadillo per essere qui con noi, mi fa un sacco piacere. Tra l'altro guarda, adesso ti mostro una cosa, ma guarda Pamela, scusami, adesso la mettiamo qua. Guarda Pamela, è arrivata, vedi, anche qui, di botto, così, di colpo di scena. Sì. Comunque vedi la luce LED dietro, blu, queste cose, vedi, cura. C'è sta roba. Cura, sì, tutto, vedi, nulla è lasciato a casa, vedi, nulla è lasciato a casa. Pamela, senti, io ti ringrazio di cuore per aver non solo partecipato al contest, ma esserti messo in gioco anche questa sera qui, durante la live. Mi raccomando, rimani con noi, so che abbiamo fatto un po' tardi, però rimani con noi, siamo gli sgoccioli, insomma, che decideremo un po' assieme qual è l'immagine più interessante. Ma prima di salutarti, leggo questo commento di Eli che dice: la forma delle mani, l'orologio rotondo, mi dà ancora di più senso del reset, quasi di un circolo in cui si cambia e si torna bambini, sì, dice la nostra Eli, che ringraziamo anche Eli, super, sì, super attiva, mi piace, durante tutta la serata. Sì, è bello il fatto che partecipate, che dite le vostre impressioni, perché questo sviluppa tanto dialogo, certo, assolutamente, e soprattutto anche nel vedere, nel leggere le immagini, è fondamentale sta cosa. Allora, Pamela, ti ringraziamo, grazie, libera via, ci vediamo, posso scappare, ciao Pamela, rimani con noi, ciao. Bene, perfetto, guarda che belle immagini, è bello che le persone vengano, ci mettano la faccia. Cavoli, no? Assolutamente. Secondo me è fondamentale. Sì, sì. Ilaria, chissà se Ilaria c'è. Vediamo se Ilaria c'è. Ilaria, se ci sei, batti uno scalmo. Diamogli il tempo, anche perché sai, è indifferita un po'. Ah, perché non c'è proprio un po' diretta, di... diretta, certo, ma perché... ci sono tipo 20, no, forse sì, una ventina, 15 secondi. Ah, siamo come nelle vecchie dirette. Abbastanza distanti, okay, diciamo, okay, dalla cosa. Vediamo un po', diamogli il tempo a Ilaria, se c'è. Vediamo. Forse no, sai che comprendo quelli che mandano i servizi alla TV, che il servizio non parte, non sanno che minchia dire in quei secondi, esatto, che li separa. Ma prova a pensare, però, esatto, no? Cioè magari lì però hanno milioni di persone, sì, che stanno aspettando così. Aspettando il adesso, vediamo questo parte. Importante servizio. Io ricordo in certi TG che ho visto su YouTube di Mentana che si incazza, sì, sì, fuori, sì, maniera, mi ricordo, no? L'avevo visto anch'io. Si incazza fuori maniera. Sì, sì, perché lui voleva che partissero le robe. Eh sì, certo, magari sai, si preparano, no? Certo. Quindi per dare ritmo anche alla trasmissione, infatti, no? Perché una cosa che dopo non va ti uccide. Esatto. La roba, no? Boh, vabbè, allora credo che non ci sia Ilaria, andiamo avanti. Quanto è spettacolarizzata tutto, Sara, no? C'era prima, in realtà Sara prima ci ha dato già una motivazione di queste immagini, però a me piacerebbe avere Sara
con noi in diretta. Chissà se c'è. Tra l'altro, aggiungo un'informazione: Sara fa parte del circolo fotografico Zoom di Pradamano. Ok. È un circolo fotografico attivo. Dai. Che questa è già una cosa, secondo me, interessante da dire. Sono pieni di iniziative, veramente pieni di iniziative. E tra l'altro, hanno partecipato in massa a un mio percorso fotografico sulla storytelling. Eccola qua. Allora Sara, se hai piacere di collegarti con noi, ti giro il link, fammi sapere se ce la fai, ti basta anche dal telefonino. Ci piacerebbe. Il fotografico di Pradamano, me lo segno. Segnatelo. Hanno partecipato in massa a un mio percorso fotografico. Dai. Sullo storytelling. Sei. Hanno partecipato a una mostra collettiva al Stella Polare. Uh-huh. E tra le altre cose, questo giovedì sarò ospite loro. Dai. Per parlare di stampa fine art. Ma avrò due appuntamenti con loro questo giovedì, appunto, per parlare di stampa fine art, e un altro appuntamento per parlare di intelligenza artificiale nel mondo fotografico. Interessante. Allora, io sono Elisa e tu l'hai Giulia. Ok, Eli 881, intanto ho capito che Elisa è. Ho capito che Elisa è. Io mando comunque, io provo a mandare il link a... ecco perché era così attenta Eli, perché io so chi è Elisa. E lo sai anche tu chi è Elisa. Elisa... Allora. Che aveva fatto il corso poco tempo fa, dove c'ero anch'io. Esatto. E quella Elisa lì. E quella Elisa lì. Ah, sì. Ciao Eli. Allora, io mando il link, forse l'avevo anche già mandato, non mi ricordo. Io mando il link, eccolo qua. Se vuoi mandarmi il link, glielo mando. Allora, mi aiuti un attimo, puoi intrattenere solo un secondo. Pensavo di no, volevo fare uno sciopero del momento. Allora, il super link, Elisa, aspetta che gli do un abbraccio, un bacio a Elisa. Ciao Elisa! Link inviato a Sara. Attendiamo che si colleghi la nostra Sara De Biagio. Prima ho detto Di Biagio. De Biagio, scusatemi, ho fatto questa storpiata clamorosa. Beh, insomma, comunque dai, a me chiamano sempre Dennis Davis. A me Massimiliano però ecco, io anche io sono il tuo cognome, dicevo Goina. Invece Goina. Sì, c'è il... Solo io? No, assolutamente, io sono... Guardala, guarda Sara, la vediamo, aspetta, attenzione che la portiamo dentro. Sei vestita, Sara, possiamo portarti dentro? Sì, andiamo. Eccola Sara, aspetta, la mettiamo qui in grande. Ciao Sara! Ciao! Benvenuta! Grande, guarda, che Sara, io lei la conosco, no? Intanto... È una ragazza super sensibile, ha portato un bellissimo lavoro all'interno del... Aspetta, ti chiedo una cosa, Sara, puoi chiudere che ritorna il volume di Twitch? Abbassare il volume di Twitch? Adesso però non ti sentiamo più. Perché avrà bisogno di un microfono, di una... Di cuffiette. Aspetta che si è frizzata. È un po' come nelle vecchie trasmissioni radiofoniche, no? No, ma ancora, in certe trasmissioni ancora, TV. Ti ricordi ti dicono ancora di abbassare... Eh sì, devi abbassare l'audio della TV, se no c'è il ritorno. Sì. Vediamo? No? Siamo ancora lì. Siamo sempre noi nell'audio, dovresti avere delle cuffie. Le ho. Prova col... Così? Con le cuffie su e il volume chiuso. Perché hai il volume delle cuffie, ma anche il volume del telefonino. Boh, prova o così. Live. Così posso... Va bene? Sì. No. No. C'è non sempre so cosa devo... Tempo. Ma... Cioè, tu dovresti sentire solo l'audio in cuffia. Lo sento solo in cuffia. Altrimenti... Così? Vediamo, Ok, ci senti? Sì. Ok, perfetto. Non abbiamo ritorno. Okay. Perfetto, bene, abbiamo risolto. No, dicevo che Sara è appunto all'interno del direttivo, no? Perdonami Sara, non vorrei dire... Ok, all'interno del direttivo appunto di questo circolo fotografico di Pradamano. Ah, ok, sei tu. Sei uno dei... è super, loro sono super attivi, però hanno questa cosa che io apprezzo di loro, a differenza di altri circoli, che hanno l'umiltà di cercare sempre strade
per avere un approccio con la fotografia sempre fresco, no? Sì. E quindi ci sono tanti ospiti che hanno durante i loro incontri e hanno un'umiltà di fondo che è difficile trovare nei circoli fotografici. Uh-huh. Per questo prima ho sottolineato il fatto che si erano iscritti molti al percorso, sì, fotografico dedicato allo storytelling, perché solitamente c'è una resistenza da parte di alcuni circoli fotografici che sembrano, sai, sì, che sono elitari, sì, no? Invece, sì, sì, l'apprendimento, il conoscere, il mettersi in gioco è la parte fondamentale per crescere, no? E loro, secondo me, l'hanno compreso perfettamente. Devo dire che tutte le volte che mi hanno contattato per una qualche collaborazione, come in questo ultimo periodo, loro si pongono sempre in una maniera super accogliente. Mm-hmm. Ecco, non so come dirti. Questo, secondo me, è apprezzabile, dimostra anche la serietà del loro, certo, circolo. Ecco, insomma, scusa, fantastico, ho finito questa cosa che secondo me era giusto, no, dire. No, ma era, Sara, importante saperlo, no? Perché anche, sai, queste sono realtà importanti, esatto, da conoscere. Perché io dico sempre sincero nelle cose, no? Sì, quindi, certo, se c'è da dire bene, dico bene, se c'è da dire male, sì, dico male, insomma, non me lo ordina il dottore. Quindi, insomma, questo ci tenevo a dirlo e mi fa piacere, Sara, che tu abbia partecipato al nostro contest, che ti sia messo in gioco. Questa è una cosa che apprezzo tantissimo. Ma l'ho provato, insomma, dai. Mi piaceva tantissimo il tema, ho detto vabbè, allora ci provo. Ecco, quindi ci ho provato. Allora, senti, metto la tua immagine in grande. Sì. Ok, raccontaci un po', forse ci hai sentito anche prima, sì, sicuramente prima hai sentito un po' quello che dicevamo. Sì, sì, ho seguito un po' a spizziche e mozzichi prima, all'inizio, ma insomma questa parte l'ho sentita. E niente, qui... Diciamo che... Scusami Sara, ti devi interrompere, perdonami, vorrei ringraziare Pietro Zambonini che è passato qui, ci ha fatto un ride, quindi grazie ragazzi per essere arrivati qui, mi dispiace non ci sono gli alert in questo tipo di trasmissione, ma ringrazio di cuore Pietro e i suoi rider per essere qui con noi, siete gentilissimi. E grazie per la preferenza, no? Non è scontato. Dico una cosa per chi non conoscesse le dinamiche di Twitch. Twitch è come una sorta di vari locali, no? Ci si ferma in uno, si beve qualcosa, si chiacchiera con l'host di quel locale. Dopodiché il locale, quando chiude, non è che li manda tutti a casa. Gli fa, ragazzi, aspettate un attimo. Vi porto direttamente da quell'altro host locale, che ha quell'altro tipo di vino. Magari vi piace. Va bene, quindi per noi questo scambio, bello, umanizza le cose ed è un qualcosa di importante. Quindi grazie di cuore per il ride. Scusatemi se non me ne sono accorto subito, ma proprio non ci sono gli alert, sì, sì, e l'ho visto e l'ho visto qui. Quindi Pietro, grazie di cuore e grazie a tutti i rider che sono qui, insomma, in nostra, fantastico, compagnia, grazie a Pietro. Scusami Sala che ti ho interrotto, vai e poi leggiamo i commenti. Allora, qui questa immagine per me è proprio un reset, nel senso che il personaggio in questo caso si ferma e decide di trasformarsi in qualcos'altro. Quindi un reset proprio, un nuovo inizio, una trasformazione. E poi c'è tutto il contesto del ludico, del mascherarsi, della maschera, di uno nessuno 100.000, di mettere in scena qualcosa che mi affascina molto come argomento, che tra l'altro ultimamente sto un po' approfondendo seguendo il circo, quindi vado dietro le quinte, ormai ho conosciuto insieme alla mia compagna di circo, lo Viola, che tra l'altro anche lei ha presentato la foto dopo la mia, insomma. E quindi dietro le quinte ci mettiamo lì e nei camerini ci mettiamo a fare un po' di foto, ma anche poi alla messa in scena delle varie cose, ecco. E in più sono affascinata da questa cosa della trasformazione. Infatti adesso anche con le drag queen sto cercando di fare un po' di seguire un percorso con loro, e ma bello, sì, perché a Udine hanno aperto la scuola di drag queen. Ma dai! Ma dai! Sì. A Prada Mano?
No, a Udine fanno... A Udine. Pensavo, cazzo, ma quante cose accadono a Prada Mano? Però, cioè, tu pensi a di Prada no? Mano un po' troppo, però a Udine sì. Prada Mano, Caput Mundi. Ma certo, che, assolutamente, 1200 anime, ma Caput Mundi. Cioè, tutti che si danno 1200 fare. Anime, però... No, però, Sara, questo è un po' l'approccio, no? L'abbiamo accennato proprio prima quando andavamo a leggere la tua immagine. Il fatto di dare qualcosa con la fotografia, no? Raccontarci esatto. qualcosa, portarci in mondi diversi, sì. no? Questo è affascinante. In altre realtà, farci vedere cose cioè, nuove. Io vorrei dire una cosa un po', forse antipopolare, insomma, non lo so. Ma a me, ad esempio, le foto di street, solitamente a me non mi raccontano quasi niente. Posso dire, quasi niente. Lo trovo un esercizio, boh, sì. così, ma poco mi raccontano, no? Ma queste cose qui, invece, sono interessanti. Questo tipo di ritratti. E poi mi piace molto che hai utilizzato anche il bianco e nero, anche se credo che questa è un'immagine che sarebbe stata bene a colori benissimo. Anche a colori, anche sì. a colori. No, a colori era la preferisco, però in questo caso secondo me ci sta più il bianco e nero perché dà più un senso di onirico, sì. cioè sì. il colore forse andava a distrarre un po'. No? Ripeti cosa hai detto, che abbiamo parlato insieme? Scusami, no, dico che il colore forse andava a distrarre un po' e... Sì, sì. Però ovviamente io non ho visto l'immagine a colori, quindi parlo immaginandomi l'immagine, no? Sì. Però il colore, questo tanta roba che c'è, secondo me poteva essere un elemento di forza, no? Sì. Dell'immagine, sì, proprio sì. perché anche circo, no? Circo, sì. circo il colore, no? Ovviamente, sì. ripeto, do una visione di un'immagine che mi sto immaginando il colore, ma già certo. funziona così, eh? Ma non è detto che quel troppo che tu dici magari non abbia dato... quel, non so, sì. quella sensazione, quell'atmosfera magari, sì. no? Che mannaggia, appunto... vabbè. No, ma Sara, no, niente mannaggia. Può essere che questa sia effettivamente la scelta giusta. Sì. Giochiamo, no? Proviamo a immaginare, c'è ci anche... confrontiamo. Esatto. Io, scusami Massimo, vai. Solo un attimino perché è importante queste cose anche su Twitch. Vorrei, appunto, ringraziando Pietro Zambonini che ci ha fatto il ride, ci dice «Grazie a voi ragazzi, mi godo le vostre belle discussioni mentre sistemo le matite. Comunque non vorrei azzardare, ma mi sa che siamo corregionali». Ah, siamo quindi, corregionali. Di sì. E di Udine, attenzione, quindi qua siamo tutti vicini. Ok. Anzi, circolo Zoom di Prada Mano, Pietro, sei lì attaccato, dovresti andare a vedere. Mi raccomando, lasciaci, Sara, metti in link. Se vuoi, noi siamo lì. Esatto. Ma sì, certo, a me piacerebbe anche venire a trovarvi, vedere cosa fate. Se il fatto andiamo che... assieme una volta. Andiamo assieme una volta, sì, sono contento. E noi vi aspettiamo a braccia aperte, ecco. Benissimo, perfetto. Benissimo. Io ce lo combiniamo. Quella mostra anche dei lavoratori della pietra di Aurisina, quella là mi piacerebbe certo. farla girare, per esempio. Parliamo con loro, magari si può ospitare lì. Sì, sì. Ma sai che io sarò da loro? Beh, oltre a questo giovedì che facciamo su Zoom, va tra 3 settimane penso che sono nuovamente con loro, adesso vado un attimo, vorrei dire una cagata come tempistica, però sono nuovamente con loro per parlare di intelligenza artificiale. Se vuoi, valutiamo... Magari andare a trovarli su, vengo con te e così parliamo con loro per dai, no. la mostra. Insomma, vabbè, adesso va. Parleremo in separata sì, sede, faremo sede di questa cosa qua. Ok, a me quello che piace del fatto che questa immagine okay. è in bianco e nero piuttosto che a colori è il fatto che perlomeno personalmente sì. mi connette con l'essere umano che vedo in questo momento. L'essenziale no? di mi connette con l'essenza di quell'uomo. Infatti, le domande che mi vengono fuori è. Ma cavoli, ma chi è questo qua? Cos'è? Qual è la sua vita? Che nome ha? Come si, cosa ha vissuto? Cosa le fa di lavoro? Cioè, mi porta proprio a vedere chi è lui, no? L'interesse che mi suscita dalla fotografia. Poi io amo molto in questa immagine proprio questa... dal punto di ripresa che ha utilizzato Sara, no? Sì, che ci basso. Permette di vedere questi palloncini. Esatto. Cioè, io amo questa cosa qua. Bellissimo. Per quello ho detto che è un po' felliniana, no? In cui c'è dove si enfatizzano alcune cose che sono anche kitsch, sì, no? Per sì. dirti, che però hanno una rilevanza, in questo caso una connotazione anche sociale. Certo. No? Quindi certo. questo è molto interessante.
Questo è molto interessante. Attenzione, bellissimo. Che Pietro, come cosa trovo, volentierissimo comunque. Quindi Sara, sappi che il nostro Pietro sicuramente in organiana, mettetevi in contatto. Insomma, io sarei una cosa un po' alla Raffaella Carrà, sarei molto felice. Un incontro. O Maria De Filippi, non so chi dei due faceva gli incontri, insomma, la Carrà, qualcosa. Un po' anche qualcosa, la Filippi. Ma sì, sì, ma meglio la Carrà, meglio la Carrà. Sì. Era molto bello. Sara, noi ti ringraziamo, mi raccomando, rimani con noi. Vediamo se ce la faccio, mi devo svegliare prestino domani, ma intanto mancano poco di morto. Ancora massimo 2 ore abbiamo massimo finito. 2 ore. Ah, perfetto, allora ok, allora rimango. 2:30, dai, 2:30 ce la facciamo. Sara, un grande abbraccio, ci vediamo presto. Ciao Sara. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao. Allora, tac, eccoci, spostiamo questo. Poi chi si collega? Nessuno. Di Teresa abbiamo già parlato, abbiamo parlato prima. Ah, ecco, Viola che sappiamo essere, ci ha detto prima Sara, sì, fa sempre parte del circolo, mi sembra. Ah sì, del circolo. Perché mi sembra che lei abbia detto, come no? Poi sì, ha sì, partecipato. C'è Viola. Eccola, ci sono, grande. Allora, Viola, vuoi collegarti con noi? Io non ho il tuo numero, però, dai, Sara, Viola, può mandarti il link, perché è lo stesso link. Viola, collegati con noi, ti prego. Vi scrivo qui, ma non posso. Ah, no, peccato. Ma sei sicura, no, che non puoi, Viola? Dai, dai, togliti il pigiama, mettiti una maglietta e collegati. Ma anche in pigiama, anche in pigiama. Dai, Viola. Vediamo se abbiamo fatto breccia. Ci dirà, ma se ne sono due rompicoglioni. Quel cavolo, attenti a quei due, anche se pensava di collegarsi, si dice quel, esatto, cavolo che mi collego. No, mi sa che ci sta scrivendo, perché vedo che stai impiegando un po' di tempo. Vediamo un po', ecco, cosa accade. Zoro se la ride, esatto. Viola, dove sei sparita? Eccola. Allora, stavo bevendo anche io la live. Ci sono troppe coincidenze, ragazzi, è un casino qui. Allora, tra l'altro Pietro, poi terminata la live ti lascio immediatamente un cuoricino al canale. Allora ci dice, no, sono quelle bambine che dormono. Va bene. Allora, okay. Viola, scrivici qualcosa oppure ci lasci sul nostro Telegram un vocale, come per me. Forse sì, bambine dormono. Non può lasciarci un vocale. Giustamente. Facci un vocale. Quindi, parlando scritto in Morse. Quindi scrivici qualcosa, Viola, a riguardo. Intanto grazie di cuore, ciao, ragazzi, Pietro, per essere qui. Sera vai via, credo. No, salutavo Pietro. No, perché Zoro. Ho visto che Zoro. Ah, salutavo Pietro. Okay. Pietro. Tanto, ragazzi, io vi ringrazio di cuore per essere con noi così numerosi. Siamo a quanto tempo di live? Siamo a quasi tre ore di live. Siamo, non ci posso completamente credere. Fuori. Siamo completamente avevamo fuori. Detto 20 minuti, no? No, io pensavo un'oretta. Giuro, un'oretta. Sarà un'oretta di live. Io ho detto due. Che male. No, vabbè, però guarda, il fatto che siano rimasti per così tanto qui, tempo è fighissimo. Cavoli, intanto, Viola, ovviamente, vedo che era il suo primo messaggio in chat, mi raccomando, non scordarti di lasciarci un cuoricino qui e un cuoricino sul nostro canale YouTube, che se non sbaglio prima era pinnato in alto, però invito Giorgia, se non si è addormentata anche lei, a rimettere il link, perché lì ci saranno poi tutte le registrazioni, appunto, delle live che facciamo qui su Twitch, ma trovate anche delle piccole pillole fotografiche, tecniche, diciamo così, per quello che riguarda Lightroom, Photoshop e quelle cose là. Ah, sì. Tra l'altro pensavo anche a questa cosa, recentemente mi girava un po', perché sto insegnando Photoshop un po' in giro, no? Anche qui all'ENAIP. Sì. L'ENAIP facevo in design, mentre Photoshop lo faccio per altre persone. Mi era beccata quella roba che prima o poi forse potrei fare dei filmati anche dove faccio del Photoshop. Ma se hai piacere, io ho il canale, tu vai, ti hai qua tutto se vuoi. Ti registri, potrebbe, fai le robe. Senza pensiero, o una live, come preferisci tu. Guarda, ma che Viola, ci parleremo, ci Viola, Viola ci ha scritto, quando andiamo e leggiamo un po' cosa si dice. Viola, rappresenta il momento in cui questa donna si specchia, si guarda da diverse angolazioni, guardandosi si rende conto che è arrivato per lei il momento di un cambiamento, di un nuovo inizio, di un
Reset ci dice. Ah, quindi ci dice, si rende Viola, conto che è arrivato il momento. Ok. Beh, ci sta, perché nel momento in cui ci guardiamo allo specchio, veramente. È scesa la no, cosa. La telecamera. Aspetta, scusa, la telecamera. Scusateci. Stringi questa roba. Qui c'è una roba strana che io stringo, ma non stringo nulla, no? Quindi non capisco cos'è sta rotellina qua. Okay. Ecco qua, scusate, grazie. Nel frattempo mi sto praticamente lasciando andare sulla tua poltrona. Attenzione, c'è Viola che aggiunge: è quello che sto vivendo in questo momento e quindi l'ho pensata così. Brava. Brava Super. Viola, perché anche qui il mettersi in gioco in prima esattamente. Persona, cioè questo esattamente. Ripeto, è dare qualcosa alla fotografia. Esatto, che è un po' quello che dicevamo all'inizio, no? Ti ricordi quando ti parlavo del per essere fotografi devi essere te stesso, devi vivere te quella roba lì, devi essere, esatto, tirar fuori la tua essenza, no? Altrimenti se vai a fotografare i fiorellini per far vedere agli amici e sentire che ti dicono che bravo che sei, che non poi dicono senso. Che bei fiorellini, no? Che bella fotografia. Esatto. Sì. Allora, intanto c'era Pietro proprio che ci aveva segnalato che la fiscam era scesa e ha aggiunto succede anche ai migliori. Noi non siamo i migliori, quindi figurati. Succede solo ai migliori. Allora, io ti dico Viola, un po' sottolineando quello che abbiamo detto prima, e il discorso del riflesso della persona è sempre affascinante, soprattutto quando viene, sì, come si può dire, sfaccettato, sì, in diverse parti. Sì, sì. No? Le angolazioni cambiano, eppure siamo sempre noi, eppure siamo diversi. Noi sappiamo che dentro di noi abbiamo mille specchi che ci riflettono in maniera diversa. Dopo noi facciamo vedere un riflesso, un determinato tipo di riflesso, esatto, a certe persone, ad altre altri tipi di riflessi, però è importante il ragionamento che hai fatto tu, perché non sempre è facile vedere noi stessi, no? Ma è la roba più difficile. Solitamente se ci associamo allo specchio è quel momento in cui ci vogliamo compiacere, ovvero la mattina quando ci specchiamo, anche, sì, lì non siamo naturali, no? Assolutamente. Ci guardiamo in una maniera che sembriamo carini, sembriamo, sì, così, e questo è un po'. E, come si può dire, questo tipo di discorso che ti sto facendo, Viola, nasce un po' dal discorso di quello che la natura e l'importanza dell'autoritratto, non il selfie, dell'autoritratto, in cui noi in realtà non ci vediamo quando siamo ripresi e ci ritroviamo con occhi diversi. Esatto. In questo caso, secondo me, la sfaccettatura dei riflessi che ti portano ad avere parti del volto, no? quasi un fattore di cubismo, no? Dove vediamo la persona in un'unica immagine, in diversi lati, sì, diverse cose, chiaramente secondo me si sposa perfettamente con il concetto per cui è nata questa immagine nella, sicuro, tua mente e nel tuo cuore. Sicuro. Poi tra l'altro, se quando parlavi del ci guardiamo allo specchio la mattina, no? Alla fine ci guardiamo ma non ci guardiamo, no? Non ci vediamo. Perché? Perché sei intento a guardare, come sto, non so, la barba, i capelli, come sono pettinato, pettinata, indifferente il trucco, no? Ma stai lì in piedi con le braccia giù, no? Non così, non, cioè giù, non abbiccante, no? Così, esatto, profilo, stai, sì, lì serio e guardati per 5 minuti dritto negli occhi. Questo è un esercizio tremendo, certo. Perché a un certo punto ti viene da togliere lo sguardo. È impressionante questo lavoro. Guarda cosa dice Eli. Elisa dice, aspetta che l'evidenzio. Anche le ultime che ho fatto molto belle, interessanti. Viola, sei molto belle. Questa foto è molto elegante e delicata, dice Elisa. Bella, no? L'immagine di Viola, che non conoscevo, ma insomma spero di avere la possibilità poi di incontrare giovedì, appunto, nell'incontro che terrò per il circolo di Prodamano, appunto, sulla stampa fotografica. Spero che sarai dei nostri. Allora, ringraziando chiaramente Viola, è il momento di trarre un attimo le fila delle immagini che abbiamo visto. Io vorrei selezionarne tre. Giovedì ci sarò, perfetto Viola, sarò molto felice. Rimani con noi, mi raccomando, rimanete con noi, che ora andiamo un attimo a decretare un po'. Io vorrei che io e te tirassimo fuori tre immagini. Sì. Immagini e le mettessimo anche a voto su Twitch. Sì.
Ok, Giorgia, se ci sei ti chiederò di fare poi la votazione, di far partire la votazione, quindi torniamo un attimo indietro, andiamo a vedere le immagini partecipanti. Riesci a fare una gallery? No, okay. No, non riesco a fare una gallery in questo momento, ma io ho abbastanza, chiaro le immagini. Ok, allora diciamo che le immagini che sicuramente a me hanno colpito, dopo ne parliamo il perché, sì. Ok? Ma quelle proprio, ti dico prima le mie, okay. Poi mi dici tu e magari ci ragioniamo sopra, va bene? Sicuramente l'immagine che per me hanno in una qualche maniera colpito a livello non solo estetico ma di contenuto è sicuramente questa di Pamela, a me piace molto per tutti i discorsi che abbiamo fatto, sì. Trovo molto interessante l'immagine di Sara, molto bella, l'immagine di Teresa, sì. Molto, molto potente, e l'immagine di Viola. Sono un po' indeciso sull'immagine di Andrea Pangoni, perché il discorso, il racconto della narrato, mano. Sì, quella della mano, il discorso narrato è sicuramente valido, però l'immagine secondo me non è così... È la forza dell'immagine, sì. Cioè se la si leggeva, ma forse c'è una forza ancora che può avere modificandola in un certo modo. Sì, ci può stare. Che cosa ne pensi? Ci può stare. C'è qualche immagine che tu inseriresti oltre a queste? Purtroppo. Certo. Purtroppo, non è un purtroppo, no? Ma è un per fortuna, diciamo così. Io ho le tue stesse scelte. Identiche. Okay. Ok. Allora, Giorgia, se ci sei, metti un sondaggio e puoi fare una cosa, come si può dire, che sia chiara, no? Puoi mettere... l'immagine dell'orologio con le mani, inutile che mettiamo i nomi perché forse è più complesso, l'immagine, o se vuoi associa il nome di Pamela, aggiungi l'immagine di Sara. Di Sara, del camerino, del backstage, di questo travestitismo, no? L'immagine di Teresa, la cicatrice, la luce, ecco, possiamo riassumerla, e l'immagine possiamo di Viola. Così, è l'immagine degli specchi, di Viola. Tanto sai che mi viene in mente un test, intanto che Giorgia prepara il sondaggio, deve entrare il PC, quindi gli diamo il tempo. Vai Giorgia, grazie. Quindi ora chiederemo a voi, chiaramente, il vostro punto di vista appunto su queste immagini, come sondaggio, oppure dopo io e Massimo ci confronteremo. A me viene in mente, c'era un testo di una canzone di Morgan, è molto bello, anzi vorrei recuperarlo perché è un testo meraviglioso, che dopo se ne dica, no? Chiaramente un autore che può piacere, può non piacere, però secondo me ha sempre qualcosa da dire. Ti posso chiedere, Massimo, se mi fai la gentilezza? Sì, guarda, mangio dopo il cannolo perché so che faccio un disastro se lo mangio adesso e non vedo l'ora di mangiarlo, ovviamente. Ok, lo metto qua sulla sedia. Sì, allora... Allora, testo Morgan, com'è che si chiamava quella canzone? Non so perché io non ascolto molto questi generi musicali qui. Allora, intanto aspettiamo che Giorgio faccia sta roba, quindi io sto cercando il testo, ecco qua, Amore Assurdo si chiama questa canzone, è un testo che a me piace molto, anche questo sarebbe da raccontare fotograficamente, perché secondo me il testo è molto fotografico, no? Dice, assurdo cosa accadde quando ti vidi per la prima volta, portavo un cuore entrando nella stanza ma uscendo non l'avevo più, amore come vetro lo infranse al primo colpo. Quanto tempo è passato? Beh, insomma, vado verso la fine, scusate, beh, tutto il testo figo, ecco qua, assurdo cosa accadde una volta uscito da quella stanza, trasformazione radicale di tutto il mio universo, il cuore in pezzi separati, nel petto conservati come i frammenti degli specchi in cui rifletto mille volti. Che posso scegliere, desiderare, idolatrare, venerare, provare piacere carnale, ma dopo un tale amor non posso più amare. È bellissimo, il testo è meraviglioso e secondo me ha una narrazione visiva potentissima, ma tutto, io vi consiglio di andare a spulciare il testo, se non volete ascoltare la canzone, che è molto, molto Battiato, intanto è vero che fu arrangiata da Battiato, Amore Assurdo di Morgan, okay. È uno di quei brani, secondo me, micidiali. Allora, vediamo un po' cosa accade qui.
difficile scegliere, devo trovare il PC, anch'io sto cercando come fare. Sto cercando come cosa fare. Dimmi Giorgia a che punto sei con il sondaggio. Dem, non riesco perché non riesco a entrare col tuo link. Ok, faccio io il sondaggio. Allora, mi sposto. No, rimani. Okay. Ci penso io, ragazzi, quindi gestisci sondaggio. Quindi, nuovo sondaggio. Qual è per voi la foto vincitrice? Ovviamente vi ricordo, è un gioco, eh? Quindi ricordami un po' come andava. Allora abbiamo l'orologio. Orologio e mani. Poi Pamela. Poi abbiamo. Per ribaltare tutto. Poi avevamo. C'è il cambiamento del travestitismo. Travestitismo e Sara. Poi c'era il busto, Teresa quando avevamo cicatrice con la luce luce rossa, insomma, sì, Sara. Teresa, scusate, io metto i nomi come riferimento, li abbiamo tutti presentati, certo. E poi c'è lo specchi viola. Ok, allora pronti per votare, aspettate un attimo, 3 minuti, penso che anche 2 minuti siano più che sufficienti, inizia il sondaggio. Via. Vedi, carina, questa cosa, si possono fare dei sondaggi. Bello. in tempo reale. Noi sì. Possiamo vedere un attimo qui cosa accade. Troverete all'interno della chat il sondaggione, quindi mi raccomando, partecipate. Incominciano ad arrivare i primi, non diciamo nulla ovviamente. Non diciamo nulla. Incominciano ad arrivare le prime votazioni che vedono attualmente. Beh, siamo quasi una parità. A 300 voti, eh? Incredibile. Ci sono, non so quante persone sono rimaste in questa lunghissima cosa, quante persone sono rimaste non vediamo più, aspetta che ho fatto un casino, le vediamo qui. Okay. Sono 21 persone, sono tante. Fino a mi raccomando, votate. Grazie Andrea, anche Andrea si è suggerito. Votate tutti, non siate timidi. Cliccate quel link, cliccate, andate a votare. Ovviamente link. Non votate per voi stessi. Insomma, questo mi sembra esatto. Una roba. Ti posso dire che una cosa che mi capitava alle volte quando facevi contest, roba così, io avevo traccia di chi votava. Sì. Vedere le persone che votavano se stessi, cioè è una roba che non si può vedere, attenzione fantastico. Che ci sono solo 4 voti, ragazzi, mettetevi la sveglia, fate qualcosa, cioè, perché ci sono solo 4 voti. Io fai vedere la foto, fai vedere la foto, mi dicono quindi le foto, Viola, Teresa, Sara, tanto erano tutte vicine quasi, sì. Sara e Pamela. Te l'hanno chiesto, ecco qua. Manco Sanremo simili numeri a quest'ora, dice Andrea. Esatto. Beh, ma il prossimo anno la facciamo noi del Teatro Ariston, questa cosa. Esatto. Ma vedi che già i neon tornano, quelli di Sanremo. Sì. A Zoro aveva chiesto di vedere le foto. Adesso le sto passando, Zoro. Ok. Beh. È finito il tempo, attenzione, qui abbiamo una preferenza per l'immagine di Sara del travestitismo, ok? Inutile dare i numeri, hai messo troppo poco, ho messo 3 minuti, non era poco tempo, eh? 3 minuti secondo me era sufficiente, comunque Massimo, sì. Qua dobbiamo trarre, ovviamente, che ricordo, vinceranno una stampa fine art a cura del mio studio, quindi okay. Insomma un pensiero di pregio, ecco, mm-hmm. Riguardo. Mm-hmm. Quindi andiamo un attimo a vedere le immagini ancora una volta, invece per quello che riguarda me, Massimo, ovviamente teniamo conto, no? È importante tener conto anche della, chiamiamola, giuria popolare. Assolutamente. Qual è l'immagine che ti ha convinto di più? Allora, in realtà sono tutte quante forti, tutte quante mi colpiscono. E quella
che mi prende di più è la foto sono un po' indeciso. È difficile perché sono immagini molto diverse tra loro. C'è l'immagine concettuale, esatto. C'è l'immagine di reportage, esatto. C'è l'immagine più intima. Sì. Ci sono tanti bei discorsi, sì, qui da fare. Zora aggiunge, scusami, a me ha colpito molto quella di Teresa sulla luce, forse anche per via del colore che trasmette, certo, con questa luce. Sì. Del calore che trasmette con questa luce. Beh, diciamo che allora, se io dovessi decidere adesso, nella decisione, io sono in combattimento tra Teresa, sì, e Sara. Ok. E sono in combattimento perché motivo? Perché Teresa mi dà tutta la carica della sofferenza, della malattia, diciamo, no? Della parte traumatica, la cicatrice, ma avvicina molto al mio mondo del disagio da counselor, insomma, no? Uh-huh. Mentre l'altra mi avvicina molto al mio mondo del fotografo e dell'interesse verso l'essere umano. Quindi sono sinceramente combattuto per queste due, sinceramente. Allora, sono tutte immagini buone appunto per i motivi che abbiamo elencato già durante questa serata. Non a caso tutte le immagini che abbiamo deciso di portare verso la fine sono immagini che parlano di umanità, certo, no? Di fragilità, che parlano di qualcosa che ci tocca, che tocca tutti, certo, in una qualche maniera, sicuro, no? Per una condizione, insomma, che qualcuno può aver vissuto, o situazioni che hanno visto e che le hanno incuriosito, situazioni che hanno vissuto però in maniera da spettatori, perché qualcuno ha avuto a che fare con il legame con il tempo, qualcuno ha avuto una malattia, qualcuno, sicuro, ha avuto in una qualche maniera o si sta trovando, sicuro, no? Quindi sicuramente sono tutte immagini che in una qualche maniera ci coinvolgono. Allora, faccio un ragionamento con te. Vai. Dal punto di vista puramente estetico e fotografico, di messa in scena, di costruzione dell'immagine, di estetica, potremmo dire anche veramente di fotografia, no? Bianco, sì, e nero, eccetera. Questa è un'immagine famiglia concettuale che è perfetta. Assolutamente. Cioè, non c'è nulla che non va in questa immagine. Esatto. Anche il maglione, come dicevo prima, a me piace molto, lo trovo molto interessante. Sì, sì. È un'immagine che coinvolge tutti. L'immagine di Sara ci porta in una fotografia più sporca, una fotografia che deve essere vissuta per essere raccontata. Il fotografo esce dalla sua comfort zone di casa, diciamo così, e va, esatto, si reca in un luogo per raccontarlo. Sicuramente dal punto di vista fotografico è molto affascinante questo, perché include in una qualche maniera il mettersi in gioco nel senso fisico, mi reco da qualche parte, affronto i problemi che magari ho per arrivare a questo camerino, per relazionarmi con questa persona, per farmi restare lì quando lui sta facendo questa roba, esatto, ovvio, esatto, sì, no? Quindi sicuramente questo è un tipo di ragionamento, secondo me, molto interessante da fare. Abbiamo l'immagine di Teresa, che è un'immagine anche qui molto concettuale, mm-hmm, secondo me, no? E che dà anche questo pensiero di speranza, mm-hmm, anche qui di mettersi in gioco il proprio corpo nudo, sì, in una qualche maniera, no? Anche, come si può dire, è un tipo di immagine, secondo me, anche un po' surrealista, no? Per certi versi, sì, il fatto della luce, no? Sì. Quindi va e tocca corde un po' diverse. E abbiamo l'immagine di Viola, dove c'è questa ricerca, sembra un labirinto questi suoi riflessi, no? In una qualche maniera, sì, no? Un labirinto in cui si cerca di trovare qual è la mia vera, sì, la mia vera Viola, dove chi sono io, esatto, insomma, no? Certo. Quindi cerchi, ti rifletti, eccetera. Detto questo, devo dire che essendo che devo decidere per un'immagine, che io sto aspettando, ma in realtà ho una decisione interiore.
sono combattuto per i miei due tipi di persona che vivono in me, ma ho una scelta e a malincuore non ho l'altra. Certo. Questi momenti di suspense e di attesa e pensiero. Cioè, ma tra l'altro, ancora chi ci ascolta, che ha la forza di restare qua con noi, no? Vedete anche quanto è difficile ad andare a fare una scelta se effettivamente vuoi fare bene quel tipo di scelta. Perché devi valutare tantissima roba, no? E nonostante anche l'esperienza che possiamo avere, restiamo anche no, sul nostro personale, no? Possiamo essere indecisi su una, sull'altra. Beh, sai, poi anche il discorso è... tanto è bellissimo. Sì. Posso dire? È bellissimo questa cosa qua, nel osservare l'immagine di chi si è messo in gioco, sì. Ma è dargli anche, come si può dire, il giusto, la giusta importanza. Esatto. No? Non è una cazzata fare da giuria. Non sì, so come dirvi, sì, per me è sempre un motivo, perché mi mettono i panni dell'altro, sì, che ci esatto, ha messo il tempo, ci ha messo esatto, la volontà, le cose. Sì. Infatti Giorgia dice ci mettiamo la passione, ovvio, sì, e proprio la passione e l'ossessione. Eh sì, non è scontato, è vero. Cioè, che poi tra l'altro non è un International Prize, non ci sono, no? Mm-hmm. Centinaia di migliaia di dollari in palio, eppure il lavoro fatto seriamente, no? Anche questo si connette un po' con tutto quello che abbiamo parlato questa sera. Allora, ti dico questa cosa qua. Tutte sì, le immagini sono, secondo me, molto... Assolutamente, assolutamente. Meritevoli di essere, in questa zona qua. E, sono combattuto perché ci sono due immagini concettuali, che è quella di Pamela sì, e quella di Teresa, sì, che secondo me toccano tutti per i discorsi che affrontano, sì, e quindi devi incominciare a scavare su cosa... su cosa è stato realizzato meglio, sì, no? Non so come dirti, quando sì, sei sì, alla pari su certe cose devi trovare un attimo, certo, no? E trovo che il lavoro di Pamela nella sua composizione, nella sua cosa, sia veramente ben fatto. È difficile trovare qualcosa che non va in questa immagine qui, okay? Nell'immagine di Teresa, che adoro tantissimo, anche se non serve, perché mi dà già l'idea, sento forse la mancanza di quella parte di mano che scende, quella parte secondo me mancante del corpo, che già racconta questa cosa qua, ma in una qualche maniera trovo come completezza l'immagine di Pamela più, okay, più che rasenta quasi la perfezione, diciamo, mm-hmm, a livello compositivo, eccetera. La immagine di Sara va da tutta un'altra parte, e devo dire che la trovo molto molto fotografica come immagine. La trovo un'immagine di reportage, di quei reportage che io non mi capita di vedere più tanto spesso. Questi sono quelli che si vedevano tanto sull'epoca degli anni 70. Esatto, questo è un tipo di immagine che non mi capita di vedere più tanto spesso. Mm. E so cosa c'è dietro, so che è alle volte un casino seguire certe cose, e so che mettersi in gioco proprio, come no, è un'operazione molto difficile che abbiamo lodato, ma alle volte può risultare ancora più difficile cercare di coinvolgere il prossimo per raccontarlo, sì, no? È un'operazione ancora un po' più difficile. E quindi
e quindi la mia scelta va su Pamela. Ok, io sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto, anche sulla precisione, no? Le due mani, le pieghe del maglione, eccetera, eccetera, ma resto coinvolto sul... Io avevo le due, no? Tra sì? Sara e Teresa. E Teresa, ma resto coinvolto da questa di Teresa, invece. Mi prende tantissimo perché... mi rimanda alla cicatrice, mi rimanda alla vita passata, quello che hai subito, di quello che è stato, che ti ha segnato in un qualche modo, che può essere esteriore ma può essere anche interiore, ed è un poco quello su cui io mi sto spostando nella seconda parte della mia vita. Certo. E quindi mi colpisce molto perché colpisce la mia interiorità. Assolutamente. No? Io in questa immagine vedo le mie sofferenze e... ciò nonostante, detto tutto quello che abbiamo detto tutti e due, da queste foto, insomma, ci arriva tutto. Guarda, io adesso faremo un ulteriore sondaggio, ultimo sondaggio. Okay. Vorrei però ringraziare Jaggerwalk, presumo si pronunci così, ciao, che è passato a farci un ride con i suoi rider. Quindi grazie di cuore, ragazzi, per essere passati qui da noi. Stiamo terminando il nostro contest fotografico Reset, stiamo decretando quali sono i migliori e quindi insomma eccoci qua a discutere un attimo. Se avete piacere, ora lanceremo il sondaggio finale un attimo per vedere fra Teresa e Pamela. E Giorgia, ringrazio per il ride, grazie a RetroPie per aver condiviso il canale di io presumo che si pronuncia Jaggerwalk, Jaggerwalk, ma non lo so. Ok, quindi faccio l'ultimo sondaggio. Dov'è che sono? Dov'è, scusi, gestisci sondaggio? Visualizza. Allora, nuovo così. Ne fai uno... Per questa cosa qua, okay. No? Allora, qual è la vostra... cosa scriviamo? Cosa scriviamo, Massimo? Non so di che tipo di sondaggio vuoi fare. Sono rimaste due foto, quale delle due? Ok. Ma quale è per voi? Quale resta, no? Sì, adesso questo mi sfugge. Sì, mettiamo Teresa e Pamela. Esatto. Okay. Qual è per voi la fotografia vincitrice? Allora. Teresa, Pamela. Beh, Teresa... insomma, lo sanno, dai, le abbiamo viste. Ormai, sì, dai. Quindi metto 3 minuti, va bene, e Giorgia, e via. 3 minuti e via il voto. Ok. Quindi lo dico anche ai rider che sono arrivati, e Jäger o Jäger. Siamo qui appunto a decretare un po'. Qual è la fotografia, come si può dire, che è risultata, che risulta migliore, insomma, sì, che più interessante, prende di più il testo. Sappiamo comunque che sono tutte immagini in una qualche maniera che hanno meritato questa serata, anche chi non è arrivato in finale, tutti hanno meritato di esserci, però sicuramente è importante dare, no? Esatto, dare anche un senso alle foto. Esatto. Ascoltando le immagini. Rimosse le due foto per i nuovi, mi chiedono giustamente, sì. Quindi questa è la foto di Teresa e questa è la foto di Pamela. Quindi mani con orologio e luce rossa. Con la ferita del Pamela oppure Teresa, scusatemi, Teresa. È abbastanza combattuta, vediamo comunque. Mi raccomando, votate.
Intanto grazie ancora di cuore per tutti i ride che ci avete fatto questa sera, per aver scelto Percorsi Creativi, che è un canale un po' anomalo. In questo momento non stiamo parlando di videogame, certo, e niente di tutta questa roba qua, però è bello sapere che si può fare cultura. Perché Jäger Walk domandava come si vuole. Guarda, trovi il sondaggio proprio nella chat, Jäger. Spiegali velocemente, Massimo, mi aiuti allora, un attimo? Sì, assolutamente. Noi abbiamo... veramente queste, pochi secondi. Queste due foto, reset e l'orologio con le mani. Bisogna andare a vedere la preferenza. Ovviamente vi siete persi la spiegazione delle foto, di cosa significa. Una spiegazione velocissima. È il reset delle proprie ferite. Di Teresa. La rinascita dopo le ferite subite, esteriori o interiori. Mentre per Pamela abbiamo l'orologio che segna il tempo della vita, quindi partendo da bambini in senso orario scendiamo giù e diventiamo sempre più anziani, quindi cambia la mano a quella di un adulto, e dietro ci sono paradossalmente le pieghe del tempo, cioè il maglione rappresenta quella roba lì. Guarda, Jäger dice: per me il tempo a curare le ferite, l'ho interpretata così. Ha mischiato, ha unito le due immagini. Bellissimo. Guarda, GG Demis e Massimo dice Retropie. Ragazzi, siete veramente meravigliosi. Fantastico. Questa sera ci avete fatto voi un regalo a noi. Sì, assolutamente, no? Assolutamente. Anche perché stare più di 3 ore in trasmissione per parlare di fotografie, non le fotografie dei grandi autori, ma di chi ama la fotografia. Esatto. Attenzione, qui c'è una vincitrice, Pamela. Che è Pamela. Pamela, facciamo un applauso, è stata una bellissima tra virgolette, un bellissimo confronto molto, molto combattuto, che ha messo in difficoltà sia me che Massimo. Quindi Pamela, chiedo a te di inviarmi questa fotografia tramite WeTransfer in un'ottima risoluzione. Allora ci puoi seguire, se sei un fotografo anche tu ci puoi seguire. Ah, assolutamente, guarda Jäger, tu metti il cuoricino al canale e aggiungo, ovviamente Giorgia, aggiungi per cortesia il link YouTube, ti faccio fare l'istraordinario Retropie, insomma chi di voi ha piacere di farlo, e così ci puoi seguire, ti spieghiamo un po' tutto quanto, e se potete inserire anche il Telegram, vi ringrazio, così magari Jäger ci raggiunge lì, che è più semplice comunicare. Dicevo, Pamela, inviami la tua fotografia, questa qui, in grande formato a 300 dpi, se hai piacere, così poi quando passi qui in studio per il corso ti do la stampa fine art dell'immagine. Allora, io direi che siamo a conclusione di questa serata. Massimo, due parole per riassumere la serata? Beh, due parole sono niente e tutto. Niente è troppo. Perché due parole sono niente, ma è anche stato troppo oggi. Cioè abbiamo fatto tantissimo, io sono contentissimo. Ho visto dei lavori che alla fine erano veramente forti, ma veramente forti. E sono rimasto bello, bello carico tutto il tempo. E è stato bellissimo, rispetto alle altre volte, parlare anche con chi le ha fatte le foto, che si sono collegati. Quello che dicevo anche a Demis già nei giorni scorsi, dicevo, speriamo che vengano, cioè speriamo che chi fa le foto sia lì per discuterle, perché altrimenti è come dire butto la cartolina e vediamo, esatto, se becco il... Guarda, io aggiungo un'informazione, sai cos'è cambiato rispetto a un tempo? Che sei notato, il pubblico che attualmente sta seguendo i miei corsi è un pubblico più giovane. Sì. È un pubblico più giovane. Sì. Probabilmente... e hanno anche si relazionano con la tecnologia in maniera diversa. In maniera diversa. Allora non dico che chi ha la vostra età, va bene, necessariamente magari non aveva piacere di intervenire, però magari appunto si rapporta in maniera diversa. Cioè, invece sono più sta. Figli di questo, più di noi, ci sta. Capito? Sì, siamo molto impazziti. Sì, sì. No, quindi io vorrei dare questo tipo di questo tipo di spiegazione. Ci sta a riguardo. Io non so se Pamela, forse Pamela ci avrà anche salutati, perché non la vedo comparire qui, insomma io spero che abbia visto insomma questa cosa. Anche Teresa non vedo più scrivere nessuno, forse è ora che anche noi chiudiamo la cosa, ma chiaramente prima di farlo ringrazio chiaramente tutti, è stata una bellissima serata e ora preparo un ride che spero
funzioni tutto bene, voglio andare a vedere qualche canale da andare a raidare, quindi rimanete con noi per il raid, mi raccomando, chi ancora non l'ha fatto lasci un cuoricino, viola il canale, che per noi insomma è importante, insomma sappiamo che ci siamo, e poi ci trovate anche nelle prossime live. Io ringrazio di cuore Giorgia, ringrazio di cuore RetroPie e tutte le persone che hanno sostenuto il canale, appunto moderando la serata, mettendo i link e quant'altro. Non posso che non ringraziare il mio compagno di Marente, Massimo, con cui vi ricordo da marzo partirà una rubrica che si chiama Attenti a quei due. E siamo pronti a dire le cose come stanno, senza troppi giri di parole. Esattamente. Allora, vediamo un po'. E come stanno? Non stanno dritto, dobbiamo raddrizzarle. dobbiamo raddrizzarle. Allora, vediamo un po' da chi possiamo andare. Allora, so da chi andare, sta giocando a un, presumo sia la versione originale. E tra l'altro lo sta facendo in inglese, vediamo un attimo. Fatemi cercare un attimo da chi andiamo. Massimo, puoi intrattenere un attimino per cortesia? Ok, sì, ero interessato a vedere cosa stavi facendo. Sto guardando cosa stanno trasmettendo. Questa è una cosa assolutamente distante da me, visto che sono tecnologico, ma non così pesantemente tecnologico. E quindi ero incuriosito dalla ricerca del canale per decidere a chi fare un raid. Che lo capisco nel concetto, ma non lo capisco ancora nel farlo, no? Quindi presumevo che tu sceglievi un po' a caso, invece decidi proprio, vedi proprio il canale e vai. Sì. Ok. Allora ragazzi, non vi dico neanche da chi andiamo, così rimane una sorpresa. Mi raccomando, vi mando un grande abbraccio, noi ci rivediamo presto. Mi raccomando, seguiteci su Telegram se volete tutte le novità, tutti gli aggiornamenti, delle cose. Faccio partire il live, vi abbraccio, grazie di cuore, grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Aspetta, ciao, ma mi sono dimenticato di aspettare qualche secondo. 7, tipo Capodanno. 5, 4, 3, 2, 1, via! Allora, quindi adesso tutti quei che erano online the tip, li catapultiamo un'altra parte. Io però devo terminare la live qua. Termina flusso, si chiama. Termina flusso. E quindi vediamo praticamente... Se parte live, vediamo un attimino, si è partito. Boom.